Buona serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del pallone. Oggi una domenica che non ha visto Serie A e Serie B in campo, e allora il massimo campionato era la Serie C. Pareggio 1-1 al Bonolis tra Teramo e Ternana. Tra poco il servizio, le interviste ovviamente con la gara del Bonolis apriremo, avremo anche un collegamento video con la nostra Ania Cantagalli che è ancora che è a Teramo, ci racconterà un po' la partita, sentiremo le impressioni anche dei due tecnici a fine gara, ma questa è la giornata della 11ª vittoria consecutiva del Notaresco, che batte il record del Palermo. La settimana scorsa si era fermata contro il Savoia perdendo 0-1 in casa, e adesso la formazione rossoblu non solo vince, non solo fa 11, guadagna addirittura sulla Recanatese, che si ferma con la San Giustese 1-1 e sale a più 4, 33-29 per la formazione rossoblu. Vedremo anche il momento complicato davvero tanto di Chieti e Giulianova, il Chieti che perde con il Vasto Girardi, il Giulianova che perde a Iesi. La Iesia non ha mai vinto in questa stagione, lo fa proprio con i giallorossi di Federico Del Grosso, pari per l'Avezzano contro il Monte Giorgio. Insomma, parleremo un po' di tutto, pari soprattutto a Pineto, tra Pineto e Matelica ci sono tantissimi episodi da andare a rivedere proprio sulla gara del Mariani Pavone. Saluto in redazione, vi ha tenuto compagnia questo pomeriggio, poi si è anche visto Teramo Ternana. E tra un po', no, potevi lasciarlo Andrea il Fantabasket, che stai facendo la formazione, potevi lasciarlo, ha ridotto di cona, ma noi avremmo scorto chi sono, sì, i tuoi titolari. Sì, perché entro le ore 21 andava fatta la formazione. Eh sì, e quindi c'era bisogno, insomma, non, l'avremmo anche... dubbio tra LeBron, Giannis. Ah, dubbi, ballottaggi fino che ti porti fino alla fine. Ritrovo con piacere sia Luca Di Pasquale. Ciao Luca. Buonasera a voi, grazie. Oggi eri a Pineto, poi ci dirai un po' come hai visto la partita del Mariani Pavone. E poi ritrovo con particolare piacere un ragazzo che c'era venuto a trovare l'anno scorso, ma era con un'altra formazione abruzzese, era con la Vastese, quest'anno in maglia Avezzano, Matteo Di Giacomo. Ciao Matteo. Buonasera. Ben ritrovato, oggi un grazie. Pari per voi. Poi ci dirai qual è il momento in casa biancoverde, che negli ultimi tempi insomma ha avuto qualche risultato positivo che vi ha rilanciato in classifica. Vediamo la Serie C però, perché sono appena terminate le partite che iniziavano alle 17:30 e i risultati sono importanti. L'anticipo di ieri: Monopoli Bisceglie 2-0, poi nel pomeriggio Casertana Avellino 2-0, Paganese Bari 0-1, Rende Picerno 1-0, Rieti Regina. Allora, voi vedete lo 0-3, in realtà è una partita che non si è giocata al Manlio Scopigno. Perché? Perché il tecnico del Rieti non era abilitato per sedere su una panchina di Lega Pro. L'arbitro ha aspettato i consueti 45 minuti, poi la partita è stata di fatto non disputata. Noi abbiamo messo lo 0-3 perché questo è il risultato che omologherà in settimana il giudice sportivo. Una brutta pagina. Oggi Ghirelli ha detto: beh, meglio questo che il 20-0, più o meno, sto parafrasando. Diciamo che è un altro buco nell'acqua di questa Lega Pro, che probabilmente si verrà costretta a fare a meno molto presto dei reatini. Noi gli abbiamo messo lo 0-3 e vedrete anche 3 punti in più in classifica, ma in realtà allo stato attuale è una partita non disputata. Sicula Leonzio Virtus Francavilla 1-1, Teramo Ternana 1-1, tutto in un minuto, vantaggio della Ternana con Partipilo, pareggio di Costa Ferreira tra il 60esimo e il 61esimo. Potenza Vibonese, queste erano due partite che si giocavano alle 17:30, ha vinto all'ultimo minuto il Potenza 1-0 contro la Vibonese. La Cavese espugna il Rocchi di Viterbo 0-1 contro la Viterbese alle 20:45, partita assolutamente di grandissimo fascino. Catanzaro-Catania. Vediamo la classifica dopo 15 giornate. Ricordo che la Regina la troverete con 3 punti in più, sale a 37 ma senza giocare, 31 punti per il Monopoli, poi la coppia Potenza-Ternana a quota 30, il Bari che sarà il prossimo avversario del Teramo a 29, 22 punti proprio per il Teramo, 21 punti per Catanzaro, Casertana e Viterbese, 20 punti per Catania e Vibonese, 19 per la Virtus Francavilla, 17 per la Cavese, 16 per Paganese e Picerno, 14 per l'Avellino, 12 per il Rieti.
Ma non sappiamo qui se mettere, anche qui tra un po' potremmo dover fare altri discorsi, vabbè. 12 punti per il Rieti, 10 punti per Sicula Leonzio, Bisceglie e Rende. Serie D, girone F, i risultati di giornata, come detto è arrivata la vittoria numero 11 per il Notaresco, Avezzano-Montegiorgio 1-1, clamoroso, non al Cibali, ma al nuovo Romagnoli di Selvapiana, a Campobasso, 4-4 tra il Campobasso e il Fiuggi, Jesina-Giulianova 1-0, Pineto-Materica 1-1, Notaresco-Cattolica 2-0, San Giustese-Recanatese 1-1, Tolentino-Agnonese 1-2, Vastese-Porto-Sant'Elpidio 1-1, Vasto-Girardi-Chieti 2-0. Classifica che vede al comando il Notaresco 33 punti, 29 punti per la Recanatese, 21 per il Montegiorgio, 20 punti per il Pineto, 19 per Matelica e Vasto Girardi, 18 per l'Agnonese, 17 per l'Atletico Porto Sant'Elpidio, 16 per Vastese e Campobasso, 15 per Fiuggi e San Giustese, 13 punti per il Giulianova, 12 per l'Avezzano, 11 per il Chieti, 10 per il Tolentino, 5 per la Jesina, 4 punti per il Cattolica. E allora rientriamo, apriamo la prima parte dedicata alla Serie C, ci andiamo a vedere il servizio Teramo-Ternana 1-1. Andrea Costantini. Tutto in 60 secondi, tra il 60esimo e il 61esimo si decide il match Teramo-Ternana, finisce 1-1 la prima sfida tra le grandi del Diavolo che sale a quota 22 punti ma dimostra di poter lottare alla pari con una squadra strutturata ed esperta come quella di Gallo. Formazioni confermate sia in casa Teramo con Martignago e Bombaggi alle spalle di Magnaghi, sia in quella Ternana con il recuperato Palumbo in mediana regolarmente con Paghera e l'ex Proietti nel 4-3-1-2 che vede Partipiro dietro Ferrante e Marilungo. All'ottavo subito emozioni con Bombaggi prima e Tentardini poi che sfondano sull'out mancino, servizio per Magnaghi in area di rigore, conclusione mancina alta sopra la traversa. Altra opportunità per il Teramo al 20esimo, azione insistita dopo un piazzato di Bombaggi, tacco in area di Cristini per il diagonale di Ilari che sfiora il palo alla sinistra di Tozzo. Al 24esimo contatto Marilungo-Cristini in area, protesta la punta rosso-verde ma per Cudini è tutto regolare sul capovolgimento e Parodia a immolarsi sulla staffilata di Bombaggi a colpo sicuro. Rientro dagli spogliatoi ed è subito Diavolo, contropiede orchestrato da Bombaggi, servizio per il diagonale di Martignago, Tozzo tocca ma non trattiene, Proietti spazza prima che la palla varchi la linea di porta. Al 58esimo ancora Teramo vicinissimo al gol, Bombaggi calamita una palla vagante, si gira e conclude, tiro deviato da Suager che quasi sorprende Tozzo, ma dopo un minuto che arriva la beffa è Partipiro il più lesto ad avventarsi sulla sfera e ribadire in porta la rete dello 0-1 che fa esplodere la curva ternana, gioia che dura pochissimo, altri 60 secondi e Magnaghi protegge il pallone, vorrebbe andare al tiro ma da dietro arriva come un treno Costa Ferreira che scarica un bolide alle spalle di Tozzo per l'immediato pari, rete che fa impazzire gli oltre 3.000 del Bonolis. Tedino inserisce Santoro e Mungo per Costa Ferreira che esce in barella e Martignago, Gallo richiama l'autore del gol, Partipiro per Furlan e dopo qualche istante Torromino e Salzano per Marilungo e Paghera, le contromisure di Tedino, Cianci e Lasic per Magnaghi e Ilari, il Diavolo ci prova al minuto 88 e lo fa col tiro velitario di Mungo, bloccato senza problemi da Tozzo in un finale nel quale Diavolo sembra avere più benzina in corpo. Il varco però per risolverla in extremis, l'11 di Tedino non lo trova. Il pareggio può stare anche bene. Domenica prossima l'ostacolo numero 2 ha il volto di Vivarini e le sembianze del Bari. È stata una bella, bella partita, ci siamo divertiti, dico ci, perché vabbè Andrea l'ha vista in bassa frequenza, ma andiamo ancora nella sala stampa dello stadio Gaetano Bonoli, una buona serata alla nostra Ania Cantagalli, ciao Ania, ancora lì. Sì, esatto, ciao Jacopo, buona serata a voi. Dicevo, ci siamo divertiti, abbiamo fatto un po' un sunto, un Teramo più verticale, una Ternana che però ha fatto vedere nei 95 minuti uno spessore davvero da grande squadra. Sì, uno spessore importante, anche se poi alla fine concretamente è stato più il Teramo ad offrire, come hai detto tu, qualcosina in più dal punto di vista delle occasioni. Diciamo che la Ternana ha confermato i valori che finora avevamo visto, tra l'altro con Proietti in campo ha perso finora soltanto una gara, giusto per citare uno degli ex quest'oggi presenti e presente al Bonolis, a dimostrazione insomma della sua importanza, ma anche il Teramo ha dimostrato insomma sia una capacità di saper soffrire ormai conclamata, perché non era facile
facile insomma tenere botta contro la Ternana, ma anche una capacità di ripartenza e di costruzione in fase offensiva proprio al momento dei contropiedi, anche del possesso palla quando c'è stata l'occasione, cresciuta di gara in gara, e quest'oggi insomma anche confermata sotto questi punti di vista. È mancato qualcosina sotto porta, mi viene in mente appunto questa occasione di Magnaghi ad inizio gara. Le occasioni comunque ci sono state, fortunatamente Costa Ferreira poi è riuscito subito a sbrogliare una situazione che dopo il vantaggio della Ternana poteva farsi un pochino più complicata. Il merito del Teramo è stato appunto quello di pareggiare subito la sfida, e poi sul finire insomma forse c'è stata un po' di stanchezza da entrambe le parti, perché non mi ricordo grosse occasioni né per il Teramo né per la Ternana. Alla fine insomma quello che stiamo dicendo da un po' è la verità credo più evidente: una migliore Ternana dal punto di vista della gestione del possesso, un Teramo migliore dal punto di vista dell'occasione che però non è riuscita a concretizzare la squadra di Tedino. Oh, a proposito, visto che l'hai nominato, è stato autore dell'1-1 conclusivo Costa Ferreira. Allora, diciamo subito a scanso di equivoci, noi ci eravamo un po' preoccupati, l'avevamo visto uscire in barella senza poter abbandonare la barella, e tutti ovviamente, tutto il Bologna si è un po' preoccupato. Diciamo subito, ecco qua, queste sono le immagini dell'uscita di Pedro Costa Ferreira, peraltro poco dopo aver segnato il gol dell'1-1. Diciamo, e ringraziamo per questo l'ufficio stampa della Teramo Calcio, ci hanno fornito anche le condizioni del centrocampista portoghese, che ha preso una botta sullo sterno ricadendo. È caduto di schiena e sentiva una specie di formicolio alle gambe, però mi correggimi se sbaglio, non dovrebbe essere nulla di grave. No, non è nulla di grave, infatti ringraziamo anche per l'informazione, l'ha detto stampa Marco De Antonis, che tra l'altro è qui vicino a me. Costa Ferreira adesso è al Mazzini di Teramo per gli accertamenti del caso, dopo insomma quella brutta uscita che appunto, come hai detto tu, è stata brutta perché non lo vedevamo muoversi. Io e te avevamo pensato ad un problema a un ginocchio, poi insomma c'era arrivata questa informazione del colpo alla schiena, però fortunatamente non ci sono state conseguenze, anche perché lo stesso Tedino era preoccupato insomma delle conseguenze. In conferenza stampa aveva una faccia un po' preoccupata, ovviamente non solo per l'importanza che ha Costa Ferreira per il Teramo, ma anche per il giocatore stesso. Però insomma ha fatto gli accertamenti del caso, hanno escluso conseguenze, quindi credo che il giorno di riposo concesso prima della ripresa degli allenamenti sarà più che sufficiente per ritrovare la condizione migliore, insomma, e ritrovarsi appunto con i compagni di squadra già martedì per preparare la trasferta di Bari. Oh, allora lo andiamo ad ascoltare. Tecnico del Teramo, Bruno Tedino, che torna anche sui due episodi da Moviola, poi ne parleremo perché li abbiamo anche selezionati: il calcio di rigore reclamato dalla Ternana e il gol annullato al Teramo. Ascoltiamo Tedino che cosa dice, perché poi Gallo dice più o meno la stessa cosa, non proprio la stessa cosa. Ascoltiamo Tedino. Mister, era la prima prova di maturità, soddisfatto? Immagino di sì. No, più che di maturità, volevamo confrontarsi anche con squadre rodate, no? La Ternana è indiscutibilmente una squadra molto forte, che ha dei mezzi importanti, è allenata molto bene, solo perché sta trovando una regina irreale, non è prima in classifica, quindi bisogna fare i complimenti a una società, a una squadra, a un allenatore, a uno staff che stanno lavorando bene in funzione di fare il massimo. Noi siamo nati da poco e in questo poco tempo abbiamo cercato di limare le nostre difficoltà, le nostre pecche, e volevamo confrontarci con una squadra molto forte. Direi che il confronto è stata una partita veramente eccellente, perché è stata una partita di calcio che si vede poco diciamo ultimamente in circolazione, e quindi devo fare solo i complimenti alla mia squadra. Contro una Ternana a grandi firme, complessivamente il Teramo è stato anche più pericoloso, se andiamo a stringere. Sì, allora permettetemi di essere sempre molto leale, più che grandi firme, grande lavoro. Cioè la Ternana ci ha messo un anno e mezzo per fare questo,
L'anno scorso ho fatto due mercati e non sono bastati. Quindi cosa vuol dire? Che creare un gruppo di lavoro, creare una squadra, un modo di lavorare, ci vuole del tempo per avere pazienza. E quindi, grazie alla vostra domanda, vi dico che questi ragazzi stanno facendo qualcosa veramente di molto importante. Anche oggi episodi sotto i riflettori da una parte e dall'altra, però il gol annullato al Teramo, il rigore contestato, meglio richiesto dalla Ternana. Allora, l'episodio del rigore da Ternana l'ho visto molto bene ed era un episodio sicuramente molto dubbio. Il gol fatto da noi l'abbiamo appena rivisto, gli episodi per TV, non c'è nulla, insomma, quindi ripeto, noi allora, sia io che Fabio per fortuna siamo persone intelligenti, tutte e due vogliono vincere, tutte e due vogliono giocare bene a calcio, e oggi secondo me dovremmo essere orgogliosi di aver fatto questo spettacolo, perché dalla panchina sinceramente è stata veramente una partita molto vibrante, grazie anche a un pubblico che ci ha sostenuto sempre per tutta la partita. Il giudizio è unanime, gran bella partita, pari giusto alla fine, il solo rammarico scaturisce dal fatto che non sappiamo cosa abbia Costa Ferreira. Sì, Pedro, oltre che aver fatto gol, è stato un prezioso collante, quello che sta facendo è importante per noi. Vediamo, siamo molto tristi proprio per questo motivo, però confidiamo nella sua forte fibra. Abbiamo già Di Matteo fuori, abbiamo già... Ma cos'ha? Cosa ha accusato? È caduto male sulla schiena, quindi faceva fatica anche a muovere i piedi, quindi è in ospedale, vediamo che accertamenti ci sono. Ecco, mister, questo pareggio quanto la soddisfa da 1 a 10? No, noi siamo sempre, io almeno la penso così, siamo sempre impegnati alla prestazione, ad avvalorare tutte quelle tesi che noi abbiamo lavorato durante le settimane. Quindi noi siamo assolutamente dei giudici, dobbiamo essere dei giudici imparziali nelle prestazioni. Oggi la prestazione è stata molto, molto positiva, ripeto, è stata una partita di calcio molto bella con due pugili che sono nati di santa ragione. Mister, a proposito del cammino di crescita, lei prima ha detto la Ternana ci ha messo un anno e mezzo, ha la sensazione che il Teramo stia un po' bruciando le tappe, ci stia mettendo meno tempo? Ma oggi sicuramente sì, ripeto, io non sono abituato a raccontare bugie o puttanate, cioè io sono ormai troppo esperto per non dire la verità, io l'ho sempre detta, il processo di crescita è purtroppo a picchi alti e picchi bassi, e noi stiamo cercando la stabilità e la continuità che comunque fa della squadra con la S maiuscola. Naturalmente, Tedino, naturalmente bisogna tener conto di chi si ha di fronte, però noi abbiamo visto qualche ripartenza vostra che poteva essere sfruttata meglio, con un pizzico di velocità in più. Sì, la scelta delle volte non è stata la migliore, però l'abbiamo preparata anche in questo caso molto bene e obiettivamente io sono soddisfatto. Oh, abbiamo sentito Tedino che parla, Ania, dei due episodi da Moviola, dicendo il rigore non dice che c'era per la Ternana, dice molto dubbio, e quando un allenatore suo malgrado dice molto dubbio, Luca, tu mi insegni. Buonasera, perché negli highlights non c'è la rete annullata al Teramo con molti dubbi? Tra un po' la rivediamo, però purtroppo gli highlights, caro amico, non li editiamo noi, quindi produciamo. Purtroppo non li produciamo noi, quindi come ci arrivano noi ve li mostriamo. Però abbiamo acquisito la partita intera in modo da farvi rivedere anche l'episodio da Moviola. In 30 secondi, Aria, come ti è sembrato, Tedino, al termine della gara? Soddisfatto? Oppure no? Soddisfatto, preoccupato per Costa Ferreira, perché in quel momento ancora non aveva, insomma, le informazioni che poi effettivamente sono arrivate positive. Soddisfatto sì, secondo me avrebbe voluto vedere un possesso palla maggiore dei suoi, perché insomma sappiamo che Tedino per antonomasia è un allenatore a cui piace vedere, insomma, la sua squadra provare ad esprimere un calcio migliore rispetto agli avversari, oltre che ovviamente vincere le partite. Secondo me questo un po' di rammarico glielo ha lasciato, perché la Ternana dal punto di vista del possesso è stata superiore.
però alla fine per quello che si è visto è un pareggio sostanzialmente giusto, lo abbiamo già detto. Tra l'altro poi in sala stampa qui dove mi trovo in questo momento ha ammesso che il calcio di rigore effettivamente poteva esserci, ma ha anche detto che era regolare a suo dire, insomma, il gol invece annullato ad Ilari per la spinta proprio del centrocampista del Teramo ravvisata dal direttore di gara. Tra l'altro invece Fabio Gallo, sempre qui in sala stampa, che ha rivisto l'immagine, invece non so se lo ha detto anche in zona mista, ha raccontato che su quell'episodio lui ha visto Ilari già in posizione dentro la porta alla battuta del calcio d'angolo, quindi una posizione irregolare proprio al momento della battuta del corner. Poi c'è stato anche questa spinta su Marilungo che ha portato al fischio del direttore di gara, quindi ci sono i due allenatori che insomma la vedono in maniera molto diversa questi due episodi su cui insomma stiamo parlando. Sì. Gallo ha detto: sul rigore non mi fate nessuna domanda perché era calcio di rigore, non voglio sentire discussioni, che ci ha lasciato anche un po' interdetti. Li andiamo a vedere anche con l'aiuto di Andrea, questi due episodi, Andrea, che abbiamo selezionato, ovvero il calcio di rigore reclamato al 24esimo dalla Ternana, questo contatto tra Marilungo e Cristini, a me sembra calcio di rigore direi nettissimo, perché il difensore si disinteressa completamente del pallone e va dritto sull'attaccante. Andrea, sì. che ne pensi? Sì, sono d'accordo, perché lì Cristini si vede beffato dal movimento di Marilungo che fa scorrere il pallone da una parte, lui non riesce a leggere questa situazione e poi va addosso a Marilungo che cerca di circumnavigarlo, ma lui allarga anche il braccio proprio per mettere ancora più ostacolo. Penso che ci potesse essere il calcio di rigore. Luca, sei d'accordo? Sì, la giusta disamina, purtroppo è anticipato col tocco a destra e lui l'ha braccato in pratica. Il rigore, a mio giudizio, non andava 9% si danno, ma a prescindere che... Però, vabbè, noi cerchiamo di fare una disamina. Tecnicamente è così, forse è più facile che Di Giacomo qua come difensore può più... Matteo, te che ne pensi? No, è un rigore che ci può stare, perché comunque ha beffato con un tocco il difensore... Lì purtroppo non ha potuto fare a meno di far fallo. Poteva fare qualcosa nel posizionamento di meglio, Cristini, secondo te? Sì, qualcosa sì, però è stato velocissimo il movimento di Marilungo nel toccare e spostargli la palla. Sì. Vediamo il secondo episodio. Allora, siamo, se non erro, ancora sullo 0-0. Sì. E viene annullato un gol al Teramo. E in realtà dal vivo noi non è che abbiamo capito... È una spinta / strattonata di Ilari, sì, che a mio avviso ci può anche stare. Non è facile, noi abbiamo cercato un po' di stringere, non da qui, forse si vedrà qualcosina dalle prossime immagini che sono un po' sgranate, però Ilari praticamente strattona a terra il giocatore della Ternana che stava per intervenire sulla traiettoria. Sì. Luca? Fatto blocco davanti al difensore. Sì, sembra quasi che lo strattoni, fatto, sì. O tiri giù. Poi chiaramente in quella situazione un difensore, vero Matteo, non fa diciamo nulla per rimanere in piedi. Però l'arbitro era posizionato bene da questo punto. Un po' coperto, bisogna dire, forse da qualche altro giocatore. Però non è che si veda granché dalle immagini. Forse quello che ci ha selezionato Andrea, la qualità è inferiore, però... Però è andato deciso, secondo me, quindi presumo che era convinto della decisione di non dare il gol. Matteo? No, è fallo, ha fatto un blocco per agevolare il compagno, ma c'è tutto il fallo. Oh, Aria, torno da te per chiederti la stessa cosa che ho chiesto a Tedino, che ha detto: avete visto, la Ternana ci ha messo un anno e mezzo per arrivare a questo grado di maturità, e allora ti ripropongo anche a te la domanda: hai la sensazione che il Teramo stia un po' bruciando le tappe, nel senso che è chiaro che lo scarto in classifica è importante rispetto alle prime, adesso uno scarto di 7 punti rispetto al Potenza, se non erro, o al Bari, 22-29, rivediamo la classifica. Meno del Bari, 30 Potenza. Quindi 7 punti rispetto al Bari, c'è uno scarto insomma già abbastanza consolidato. Però nella partita secca il Teramo ha giocato alla pari. Sei d'accordo?
Sì, per quello che si è visto quest'oggi, sì, assolutamente alla pari, anche se poi a rigor di logica è chiaro che un progetto implichi che insomma gli sforzi vengano fatti e le crescite e la crescita venga diluita tra virgolette in più anni. Però dall'altra parte ci sono anche gli investimenti. Adesso Marco D'Antoni si tapperà le orecchie. Investimenti e lo puoi inquadrare quando dici degli investimenti? Sì, magari inquadriamo Marco D'Antoni. Puoi ripetere la parola investimenti e poi ce lo inquadri in primissimo piano. Investimenti. Ecco, il sorriso dice tutto. Gli investimenti sono stati importanti e per quello appunto che è stato, per la cifra che è stata impiegata, per le risorse che sono state impiegate, non è tanto un progetto in più anni, ma è un Teramo che deve già fare qualcosa, o almeno provare a fare qualcosa di importante già quest'anno. Poi è chiaro che una squadra nuova, un nuovo allenatore, una nuova società, a rigor di logica c'è bisogno di più anni. Però gli investimenti sono stati importanti e quindi sotto questo punto di vista sì, il Teramo deve bruciare le tappe, perché insomma lo deve fare in maniera quasi obbligatoria per quello che è stato fatto appunto fuori dal campo. È chiaro che poi quello che si fa fuori non sempre ha davvero concretizzazione dentro il campo, ci sono tante variabili, tanti fattori, giocatori che magari possono rendere, giocatori che magari invece non rendono, altri che invece ti stupiscono e non ti aspetti, ci sono tante cose da tenere in considerazione in una stagione nell'arco di un campionato. Però è chiaro che così ci sono diverse cose da analizzare, ok, è un progetto su più anni, ok, però sono stati fatti degli investimenti importanti. Assolutamente. Tra poco ci andiamo ad ascoltare Fabio Gallo. Un paio di considerazioni all'atere, perché prima l'amico da casa ci ha scritto: bella partita, un grande Teramo. Allora, innanzitutto, bella partita sul campo, bella partita anche intorno, vero? Mi confermi? 3.500 spettatori, splendida cornice di pubblico sia da una parte che dall'altra, nessun incidente fuori dal campo, e questo ci fa particolarmente piacere. E poi abbiamo visto un paio di giocatori, innanzitutto quelli che erano in campo sul fronte Ternana, che erano ex Celli e Proietti, molto bene. Abbiamo visto Sparacello, che era venuto a salutarli, abbiamo visto Luca Di Matteo in stampelle, ancora gli facciamo in bocca al lupo, ecco, un po' di curiosità. Sì, è stata insomma una bella partita anche nelle note di colore, ecco, è stato il record stagionale di presenza, almeno fino a questo momento. Non ci sono stati problemi di ordine pubblico, fortunatamente, come hai detto tu, sia prima che durante che dopo la gara non ci sono stati problemi, insomma, da questo punto di vista. C'è stata una buona risposta dal punto di vista anche della tifoseria ospite, che anche a Terni non si aspettavano insomma questa grossa partecipazione da parte dei tifosi rossoverdi. C'è stata un'altrettanta ottima risposta da parte della tifoseria del Teramo. Tra l'altro oggi era la prima delle tre gare casalinghe in cui parte del ricavato verrà devoluto a due associazioni, la Caritas e la Multa Paucis, per volontà appunto della società biancorosso. Un euro a spettatore pagante verrà per l'appunto devoluto in beneficenza, quindi anche sotto questo punto di vista è stata una risposta importante. Tra l'altro oggi si mescolava questa iniziativa anche con quella della commissione provinciale per le pari opportunità, con i giocatori che sono scesi in campo con una maglietta contro la violenza sulle donne, appunto per continuare a sensibilizzare su questa tematica importante. Assolutamente. Va bene, Ania, io ti ringrazio, ti saluto, ci vediamo a Bari, anzi ci vediamo martedì sera e poi ci vediamo a Bari e basta. No, ci vediamo martedì sera con te, con i nostri ospiti, il punto sta stretto alla Ternana, ci dicono, e poi ci vediamo anche a Bari, perché la prossima sarà Bari Teramo. Ti salutiamo e ci andiamo ad ascoltare l'intervista al tecnico della Ternana, Fabio Gallo. Sicuramente è stata una bellissima partita, disputata da due squadre che avevano voglia di vincere, e già questo è una cosa
fondamentale, quindi poi il pareggio giusto, sai, gli episodi condizionano, nel primo tempo il rigore è solare, quindi non voglio sentire niente perché è clamorosamente solare e chiaro che poi dopo quella situazione cambia l'inerzia della partita. Poi dopo però siamo riusciti ad andare in vantaggio e su una disattenzione nostra abbiamo subito il pareggio, anche meritato da parte del Teramo perché stava spingendo, però è una squadra forte il Teramo e ha giocato a viso aperto come abbiamo giocato noi, quindi è sicuramente una bellissima partita. Dispiace perché un episodio così condiziona le partite, è un peccato. Quindi mister, alla fine pareggio giusto, il Teramo a livello di pericolosità qualcosa in più lo ha fatto? Non sono d'accordo, forse vi dimenticate il tiro di Marilungo uscito di un soffio nel primo tempo, quindi se andiamo a analizzare le occasioni penso che siano alla pari e poi c'è questo episodio, voglio dire, che parla da solo. Ecco, a proposito di episodi, sul gol annullato al Teramo, ha qualcosa da dire? Ho rivisto, quando parlo perché ho rivisto le immagini, intanto il giocatore era fuori dal campo perché Ilari era dentro la porta, dopodiché ha buttato per terra Marilungo e quindi l'arbitro ha fischiato ancora prima che ci fosse il contatto con la palla, quindi parlo perché ho appena rivisto le immagini molto bene. E ha detto il contrario? Non mi sembra, sì, che abbia detto la stessa, esatto, cosa. Va bene, è il gioco delle parti, Bruno fa la sua parte, io faccio la mia parte, però il giocatore è effettivamente all'interno della linea di porta e quindi in quella situazione non è regolare. Ecco, al di là di questo, che è una bella partita, lo ripetiamo, si aspettava di trovare un Teramo che tutto sommato ha retto molto bene, è stato pericoloso quanto basta, insomma, un giudizio su questo? No, sicuramente ho trovato il Teramo che mi aspettavo, una squadra costruita per vincere, fatta da ottimi giocatori, allenata da un ottimo allenatore che è un amico oltre che un ottimo allenatore, e quindi mi aspettavo questo, ma sapevo, l'ho detto anche ieri in conferenza, che sarebbe stata una bella partita aperta, disputata da due squadre che volevano vincere e che amano giocare a calcio, quindi sicuramente questo è uno spot importante per la qualità delle giocate messe in campo, al contrario di altre situazioni. Mister, nel pomeriggio in cui la Ternana lotta e strappa un pareggio contro una rivale accreditata, la Regina senza giocare prende 3 punti a Rieti, che ne pensa nella rincorsa alla vittoria del campionato? Ma ieri ho ricevuto insulti da Reggio Calabria perché ho detto che il campionato poteva essere falsato, nel momento in cui gioca la Beretti o addirittura non viene disputata una partita, mi sembra palese che il campionato non ha più il suo svolgimento regolare, almeno in questa partita, quindi è un peccato per questo campionato, per questo girone, perché è fatto da squadre di grande qualità che vogliono vincere e che si battono al massimo in ogni situazione. La Regina è stata fino qui bravissima perché ha avuto un ruolino di marcia straordinario e quindi nessuno vuole togliere niente alla qualità e alla forza della Regina. Soltanto che oggi sicuramente il calcio ha perso qualcosa, perché nel momento in cui o gioca la Beretti o addirittura non viene disputata la partita perché ci sono problemi in una società economici, capite che qualche cosa di sbagliato secondo me è stato fatto. Oh, Andrea, vengo da te su questa risposta. Intanto saluto i ragazzi in regia, che li vediamo, eccoci qua, ciao ragazzi, ciao questi assisto, Maurizio De Guida, Roberto Di Sante, Samuele Mucci, sono tutta la squadra dietro, alcuni non li vedete, vabbè, tra un po' poi li rinquadriamo. Andrea, su questa risposta di Gallo, la Ternana va a giocarsi una partita contro un avversario complicatissimo come il Teramo, peraltro al Bonolis, la Regina senza fare nulla guadagna 3 punti. Chiaramente, hai sentito Gallo, ha detto: io prendo insulti da Reggio Calabria perché mi dicono, quando dico che il campionato è falsato, ma la realtà è che poi fondamentalmente a Rieti non, allora, si è giocato e qui sì. È vero tutto il ragionamento, chiaramente a me sembra, siccome lo ha fatto anche Vivarini, allenatore del Bari, parlando di campionato falsato, a me sembra una provocazione verso la Regina, messa in quei termini.
Poi è evidente che la partita è meglio giocarla, è meglio che la Regina la vinca sul campo. Parliamo di una squadra che finora ha lasciato le briciole e probabilmente, anche se si fosse giocata regolarmente la partita con la prima squadra del Rieti, probabilmente la Regina avrebbe vinto lo stesso, perché questo dice finora il campionato. Detta in questo modo, in maniera molto brutale, campionato falsato, poi però Gallo ha aggiustato il tiro, ha detto relativamente a questa partita, però messa così, siccome lo ha detto anche Vivarini, mi sembra che questi due allenatori, Gallo e Vivarini, lo abbiano fatto per stizzire l'ambiente di Reggio Calabria e probabilmente ci sono riusciti. Nulla può mettere in discussione la netta supremazia finora della Regina. Per il resto è una pagina pessima. E probabilmente le parole di Gallo e di Vivarini potrebbero rivelarsi anche inutili qualora il Rieti venga, diciamo così, messo fuori dal campionato entro la fine del girone d'andata. Staremo a vedere. In 30 secondi, Luca, una situazione come purtroppo di paradossali abbiamo imparato a conoscerne. Io, devo essere sincero, sono contro le dichiarazioni di Vivarini e Gallo. Per un fatto soltanto, perché se fosse stata la partita invece di giocare Rieti-Regina fosse stata Rieti-Picerno, non sarebbe interessata a nessuno. Siccome c'era la Regina di mezzo, giustamente sono quelle provocazioni che vanno a creare soltanto dei disguidi e delle interpretazioni particolari. Purtroppo è successo, è capitato che in questa giornata ci giocasse la Regina, Biara, che ha potuto potenzialmente guadagnare questi 3 punti. Ma penso, come si dice, a chi tocca non si ingrugna. Purtroppo è così, ma anche se la situazione, penso che a Rieti si rimetta tranquillamente nel... Dici che sì? Sì, okay. Rientrerà probabilmente il vecchio presidente, quindi andranno alla lunga. Poi ecco, la Regina non ha bisogno di questi 3 punti così regalati, tra virgolette, dalla giustizia sportiva. Ha dimostrato anche sul campo che sta giocando abbastanza bene e penso che la classifica rispecchi l'andamento di questa prima parte del campionato, a mio giudizio. Ecco, questa è l'intervista di Virelli di oggi. Evitato il 20-0, lezione anche per i genitori. Io ripeto, come ho detto oggi in collegamento, prendo per buona solo la prima parte, quella in cui si parla del fatto di evitare il 20-0 l'anno scorso della propria Piacenza, e fu veramente una vergogna senza fine. Sul fatto che le regole, come dice Virelli, abbiano funzionato quest'anno, Vedremo, ho molti molti dubbi. Intanto comunicazione dell'area, comunicazione, e perdonate il bisticcio di parole, della Teramo Calcio sulle condizioni di Pedro Costa Ferreira. Dagli esami strumentali non si riscontrano fratture di alcun tipo, il calciatore è tornato regolarmente a casa, le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime ore dallo staff medico biancorosso. Chiudiamo la prima parte dedicata a Teramo Ternana, pubblicità, e poi iniziamo la lunga cavalcata con la Serie D, a tra poco. Seconda parte dell'Abruzzo del pallone, come detto, partiamo con la Serie D, partiamo con la capolista, il Notaresco, che batte 2-0 il Cattolica e fa 11 di fila. Matteo Falzone. È una marcia trionfale quella del Notaresco, che conserva la testa della classifica ed anzi allunga più 4 sulla Recanatese, fermata dalla San Giustese, e in anella l'11ª vittoria consecutiva. Dalla Serie A alla Serie D per questa stagione nessuno ha fatto meglio della squadra del presidente Salvatore Di Giovanni, che anche in una sfida che poteva nascondere mille insidie è riuscita a tenere alta la concentrazione contro un avversario che pure aveva fermato il campo basso sul pari appena 7 giorni prima. Anche perché il tecnico Vagnoni si è presentato con una linea mediana, con 2 assenze pesanti, quelle di Marcelli e Blando, e con capitan Salvatori solo in panchina. Ma chi ha giocato come al solito ha fornito un ottimo contributo. La sfida si mette subito in discesa per i rossoblù, che all'ottavo sbloccano sugli sviluppi del primo angolo, e Pomante, capitano proprio per l'assenza di Salvatori, al suo secondo centro stagionale a mettere dentro da pochi passi dopo una leggerezza difensiva ospite. Sale a dismisura l'entusiasmo al Savini, già caldissimo al fischio d'inizio, e potrebbe venir giù grazie alla combinazione Sansovini-Romano con pallonetto al volo di quest'ultimo e palla che lambisce il palo. Il Cattolica è squadra che tiene bene il campo, ma che non riesce a impensierire la retroguardia di casa, che al contrario costruisce palle gol. Al 32esimo è clamorosa quella che capita a Cancelli, con palla calciata alta da pochi passi dopo una bella combinazione corale.
nello spazio di due minuti. Poi ci provano prima Frulla al 37esimo con una sessata su punizione che fa correre un brivido ad Aglietti, bravo a bloccare a terra invece al 39esimo il tentativo in precario equilibrio di Sansovini dopo un bel cross di Di Stefano. Ma il raddoppio nell'aria ed arriva proprio nel corso del primo ed unico minuto di recupero. I Cramellà e Cancelli portano avanti l'azione con quest'ultimo che prima di essere steso da un avversario riesce a servire Sansovini. Il resto lo fa il numero 11 che ricorda l'amico Cascione, trainer del Cattolica, che il vizio del gol resta quello dei giorni migliori. Finta e diagonale imparabile per Aglietti, settimo gol in stagione per l'ex punteros del Pescara. Dopo l'intervallo, nonostante il doppio vantaggio, il notaresco crea occasione a grappoli e solo la bravura di Aglietti non fa gioire ancora il pubblico del Savini. Al quinto è il solito Sansovini a provarci con la conclusione fotocopia del gol di Matelica. L'intervento del numero uno romagnolo è da applausi, come quello che nega la gioia del gol 60 secondi più tardi a Di Cramellà, che ci aveva provato con un tiro a giro sul secondo palo. Ma la veemenza della formazione di Vagnoni non conosce freni ed al sedicesimo l'azione è da applausi, a scena aperta per come si sviluppa. Cancelli recupera il pallone con caparbietà e giocate d'alta scuola lo porta avanti. Romano appoggia per Sansovini che imbecca Frulla. Solo un attimo Aglietti nega la gioia della rete. Dove non arriva l'estremo ospite ci pensa la traversa che nega la gioia della marcatura di Cramellà, la cui frecciata, balisticamente parlando, avrebbe meritato miglior sorte. Al 33esimo, con la sfida ormai indirizzata a favore del notaresco, sostituzione standing ovation per Sansovini, con il pubblico del Savini in piedi ad applaudire. E questa è l'ultima emozione della sfida. Dopo il triplice fischio c'è spazio solo per la festa, l'undicesima di fila in questo campionato da applausi per il notaresco sempre più capolista. Mister, in settimana l'hai provato a dire in tutti i modi che questa poteva essere una buccia di banana, però la tua squadra sin dai primi minuti ha attaccato la partita come volevi, ha trovato subito il gol, 2-0 nel primo tempo, poi il secondo tempo ha legittimato con diverse occasioni. Sì, infatti se vai a vedere siamo partiti forte, la squadra è riuscita a separare, come ho detto prima, tutto quello che ci circonda, cioè l'ambiente. Oggi dava per vinto già questa partita, ma le partite sai benissimo se devono giocare. Dedichiamolo a questo, dedichiamolo a quello, però so, per quelli che ci stanno vicino, che ci vogliono bene, però noi ancora una volta siamo stati bravi a separare e abbiamo attaccato la partita con i fatti. Non mi è piaciuto, se vogliamo guardare tutto, dopo il gol ci siamo un po' abbassati, abbiamo smesso di pressare in avanti perché forse ci siamo detti è una partita facile e ci siamo un po' abbassati e abbiamo concesso qualcosa. Poi invece per 70 minuti, poi il secondo tempo siamo rientrati ancora più convinti e credo che il secondo tempo abbiamo legittimato giocando una sola metà campo e costruendo diverse palle gol. Non siamo stati fortunati magari a fare il terzo, ma meglio così, altrimenti magari facendo più gol davvero ci porta a fare voli pindarici, ma dobbiamo rimanere sempre a terra. Però che devo dirti che adesso stiamo dimostrando di essere forti. La squadra è consapevole, questo non significa che lotterà per vincere il campionato, ma adesso è lassù e loro mi dimostrano sempre che vogliono rimanerci. Poteva essere anche poteva nascondere mille insidie, soprattutto perché sulla linea mediana c'erano diverse defezioni. Sì, come ho detto prima, qui da questo si vede che c'è mentalità, tutti si allenano alla stessa maniera, tutti vogliono crescere, tutti fanno quello che devono fare, come dici tu a maggior ragione quando magari mancano diverse persone importanti, la squadra si muove alla stessa maniera e questo è il motivo d'orgoglio per l'allenatore. E complimenti al notaresco, undicesima vittoria consecutiva dopo 40 minuti. A parlare di un campionato anonimo del Teramo non vi sembra di esagerare, parlando subito dopo il notaresco, siete una TV locale o regionale? Tutte e due, sia locale che regionale, però insomma è Serie C, poi c'è la capolista della categoria subito sotto, notaresco. Comunque, Matteo, te l'aspettavi 11 vittorie consecutive? No, sinceramente dall'inizio del campionato, se dovessi fare una valutazione dall'inizio del campionato non pensavo potesse arrivare fin qui, però se lo stanno meritando pian piano. Anche perché te le hai affrontati in Coppa Italia, andando anche in gol, ad agosto, sì. E le premesse, eccole qua, le vediamo le immagini, eravamo ancora in piena estate, adesso poi è scoppiato l'autunno-inverno, che ti era parso di quella formazione allora? Un calcio di agosto lì, e quindi le squadre non sono
non sono a pieno regime, non sono atleticamente perfette, quindi non si può giudicare rispetto alla giornata, all'undicesima giornata. Sicuramente sono cambiate tante cose, perché San Nicolò mi ricordo che non era così cinica come lo è fino, come è stato fino ad ora, però se l'ha meritato, se lo sta meritando. Pomante Sansovini, Luca, sempre quella la coppia che... Io penso che... Poi intorno girano dei ragazzi così fantastici, anche Ginestra, che insomma è un portiere molto esperto, però insomma sono loro le chiocce. Io penso che il Notaresco c'è tra i migliori under del campionato, e poi sono stati bravi a prendere personaggi come Ginestra, Sansovini, con una grande base di... lo stesso Pomante, il leader indiscussi dentro lo spogliatoio, che stanno aiutando i ragazzi, e penso col modo in cui si sono proposti loro, credo che anche gli stessi ragazzi danno l'anima, perché dicono, si fanno i sacrifici loro, una certa età, una certa esperienza, noi da loro possiamo soltanto crescere e migliorarci. A questo punto deve crederci, non può non crederci, sì, sì, Notaresco. Dissi, spesso vado a vedere le partite a Notaresco, c'è sempre il presidente. Provateci quest'anno, perché non si sa mai i prossimi anni cosa uno riprogramma e poi non riesce. Vediamo in materia negli ultimi anni, con tutto il lavoro fatto bene da direttore Miccio, però non è facile vincere, perché purtroppo siamo una squadra. I playoff sappiamo che sono interessanti da un lato, ma non è che danno la sicurezza, siamo una domanda di ripescaggio, quindi forse pure che sono fini a sé, giusto per fare un mese in più di allenamento, tutto qua. Quindi credo che è più importante, a mio giudizio, puntarci, e poi con queste giocate, questi gol, spesso si vince pure al 90esimo, vince a volte con occasione a partita. È stato bravo anche lo stesso mister Vagnoni a creare questo gruppo che fino alla fine lotta sempre, quindi anche merito sia alla dirigenza che allo staff tecnico. Assolutamente. Oh, intanto arrivano messaggi. Te Luca, dove ci hanno detto se ci fosse stata la meritocrazia in Serie B. Di Giacomo invece illumina la Marsica, poi vedremo come, in che modo. Andrea, in 20 secondi, anche a te la stessa domanda. A questo punto non può non crederci il Notaresco. Ma guarda, in settimana ha parlato il presidente Di Giovanni e ha detto insomma che a questo punto è ovvio provarci. Oh, se guardiamo la classifica, chi deve provare a vincere il campionato? Vi rifaccio la domanda. Beh, 33 punti Notaresco, 29 la Recanatese, Montegiorgio 21, Pineto 20. Sabato ufficiale, o meglio sarà ufficiale nei prossimi giorni, ci sarà l'anticipo Montegiorgio-Notaresco. Io non so come andrà a finire, ma anche se dovesse perdere il Notaresco resterà primo e il Montegiorgio resterà distante 9 punti. Se non ci deve provare il Notaresco a vincere il campionato, chi ci deve provare? Ormai il Notaresco si è messo in questo ballo, splendido ballo, e ci proverà fino alla fine. L'importante è che quando dovesse arrivare, perché prima o poi arriverà la prossima sconfitta, speriamo il più in là possibile, lì sarà importante gestire quel momento, gestire magari la fase di appannamento, non buttare via tutto quello che di straordinario si sta facendo, perché il Notaresco può effettivamente giocarsela. E sarà interessante vedere come il presidente Di Giovanni, i direttori Natalia e Dercole con Vagnoni gestiranno anche il momento del mercato, perché questa è una squadra che in teoria non andrebbe toccata per niente. Io non so se qualcosa sarà fatto, ma occhio a toccare degli equilibri straordinari che si sono creati. Però il Notaresco non può che essere una pretendente alla vittoria del campionato. Mi sembra ormai che stiamo parlando di una cosa ampiamente superata, cioè dire se il Notaresco può competere o no è evidente. Assolutamente. Va bene, e poi magari qualche segreto del Montegiorgio lo chiediamo a Matteo, così magari da Notaresco, se ci ascoltano, possono prendere nota. Andiamo a vedere Pineto Matelica 1-1, servizio di Roberta Di Sante. Spettacolo ed emozioni al Mariani Pavone nel big match di giornata. Termina 1-1 tra Pineto e Matelica, un pari sostanzialmente giusto che arriva al termine di una gara ben giocata e ricca di occasioni, ma che muove poco in chiave classifica. 4-3-3 per i due tecnici, senza Ciarcelluti e Marini squalificati, con Orlando e Pippi out per infortunio. Racchini recupera Sciba in porta e Bianciardi in mediana, riadatta D'Angelo a terzino sinistro e inserisce Festa terminale offensivo. L'ex Vastese Avezzano Colavitto
senza Leonetti squalificato per due turni, si affida all'ex capocannoniere autore di 16 reti col Pineto nella passata stagione Simone Tomassini, supportato sulle ali da Bugaro e Moretti. Dopo un avvio equilibrato la gara si accende al 19esimo con il più classico dei gol dell'ex. Moretti pennella il cross in area, tocco di acquadro e colpo di testa vincente di Tomassini che insacca sul primo palo, senza esultare con rispetto per il suo recente passato biancazzurro. Il Pineto non ci sta e la reazione dei locali è immediata. Al 25esimo, sugli sviluppi dell'angolo di Amadio, Pepe svetta ma la sfera resta lì. Il più lesto è Bianciardi che insacca il rasoterra alle spalle di Urbietis e pareggia i conti. La gara entra nel vivo. Al 36esimo Amadio verticalizza per acquadro che sceglie di appoggiare per Alessandro che va in gol, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Passano due minuti e sul fronte opposto è pareggio anche nei gol annullati. Angolo di Bugaro in area, croce, mette a segno il tapin, ma l'arbitro ravvisa un fallo di mano. Si va così al riposo sul parziale di 1-1. Anche nella ripresa le due squadre si affrontano a viso aperto e su alti ritmi. Rachini accentra Alessandro, riferimento avanzato, ma a prendersi la scena è uno scatenato Tomassini. Al minuto 2 il centravanti spizza di testa spedendo al lato e 5 minuti più tardi per un soffio non sorprende Sciva con un pallonetto dai 30 metri. Al 19esimo invece è Sarrizu a portare pericoli dalla destra, ma Pupeschi anticipa in corner. Il più pericoloso però è ancora una volta Simone Tomassini al minuto 20. L'ex in gran giornata raccoglie il traversone e centra in pieno la traversa. La gara è viva e le due squadre rispondono colpo su colpo. Al 28esimo l'incornata di Speranza esalta i riflessi di Urbietis che compie il miracolo. Passano 4 minuti e il Pineto si vede annullare la seconda rete di giornata. Sul corner di acquadro il capitano va in gol ma commettendo fallo secondo Robilotta di Sala Consilina. Tutto da rifare per i biancazzurri che al 36esimo provano da fuori con Bianciardi senza successo. Emozioni anche nel finale. Al 42esimo Massetti entra così su D'Angelo e il direttore di gara estrae il rosso diretto col Matelica che resta in 10. E al 45esimo il Pineto potrebbe approfittarne. Alessandro taglia la difesa e serve Massa che tutto solo spedisce incredibilmente oltre la traversa per la disperazione dei tifosi di fede biancazzurra. Finisce così senza vincitori né vinti, una gara bella da vedere tra due formazioni che giocano un buon calcio ma con un 1-1 che in chiave classifica serve poco ad entrambe. È stata una bella partita, come hai detto tu, due squadre forti e Matelica nel primo tempo ci ha messo in difficoltà, lo sapevamo, aveva degli esterni molto bravi nell'uno contro uno, però la partita è stata equilibrata. Nel secondo tempo secondo me è uscita fuori la mia squadra, loro a parte quella, l'occasione sulla traversa di Tommasini, poi non ci hanno messo quasi mai in difficoltà. Noi abbiamo creato, siamo arrivati sul fondo, abbiamo avuto delle occasioni secondo me importanti, quella di Speranza un metro dalla porta, quella di Massa un metro dalla porta, poi se non riesci a fare gol, quello diciamo che è un errore tecnico che ci può stare, è una cosa mentale, lì qualcosa deve scattare nella mente del giocatore e deve essere più cattivo sotto porta sicuramente. Questa era la terza partita di una settimana, una 10 giorni insomma abbastanza faticosa per il Pineto, però comunque siete riusciti a mettere in campo una buona prestazione. Ma sì, questa settimana siamo andati a Sassari, siamo partiti, comunque c'è stato il viaggio di mezzo, è stata una settimana particolare, però nonostante tutto oggi la mia squadra anche nel secondo tempo, che magari poteva calare fisicamente, invece ha retto fino alla fine e ha creato i presupposti per vincere la partita. Poi non l'abbiamo vinta, peccato, però io sono soddisfatto. È stata una partita combattuta, intensa, bellissima. Alla fine il pareggio secondo me è giusto, anche se sono un po' rammaricato per l'espulsione di Massetti, perché il ragazzo secondo me non ha fatto nulla, era più un fallo di ammonizione che di espulsione, però l'arbitro ha visto questo, come ha visto un gol, ci ha annullato un gol, non ho capito perché ci ha annullato un gol, secondo me è regolare, prima l'aveva convalidato e dopo l'ha annullato, non ho capito il motivo, però non so, non ha dato la motivazione in campo, però lo rivedremo e vediamo un po' quello che si è avuto ragione l'arbitro. Comunque nell'arco dei 90 minuti, insomma, pareggio giusto.
Sì, pareggio secondo me è giusto, perché noi il Pineto è una buonissima squadra formata da giocatori importanti, quindi. Oh Luca, tu che eri oggi a Pineto, che di Giacomo Notaresco, poi c'è qualcuno che ti rivuole alla Vastè, insomma è già mercato, ti vogliono un po' dovunque. Che partita hai visto? Bella partita. Tra Pineto e Materica, ovviamente. Due ottime squadre. Oggi ti potevi riconciliare veramente con il calcio fatto bene. Sembrava una partita anche a volte di categoria superiore. Belle occasioni, il primo tempo diciamo che ha giocato bene. Scusami, mi rispondi a questa qui? Ti vedremo a Chieti come direttore sportivo? Sì o no, dai? Ma farebbe piacere, ci sono stato bene. Sì, ho sentito il presidente Margiotti, così che ci conosciamo, poi non lo so, vedremo. Dubbio, va bene, lasciamo il punto interrogativo. Va bene, torniamo, poi ci torniamo. Una bella partita. Forse il primo tempo Materica ha giocato un po', diciamo, meglio su alcune situazioni, però è stata sempre una partita viva, ben giocata da ambo le parti, si vedevano i valori tecnici, i due allenatori che hanno impostato bene la partita. Oh, tantissimi episodi da Moviola, li vediamo uno alla volta, chiaramente sono tre i gol annullati in questa purtroppo speciale classifica. Il Pineto ha vinto 2-1. Allora, il primo che vediamo è il gol annullato a Croce, che però è in ordine di tempo il secondo, perché prima c'è il gol annullato ad Alessandro. C'è questo calcio d'angolo e Croce ribatte in rete, l'arbitro ha annullato per un fallo di mano. Luca. Io stavo in tribuna, io pure, essere sincero, il guardalino andava verso centrocampo, l'arbitro inizialmente aveva, credo, l'aveva giudicato regolare, dopo una frazione di secondo l'ha annullato, perché anche per me in tribuna sembrava un tocco di mano, invece vedendolo qui ha firmato in Moviola, penso l'ha preso più con lo stomaco, non mi sembra che l'ha preso con le mani, devo essere sincero. Matteo? Sì, sembra che lo prende la palla con la parte addominale. Andrea? Sì, sembra un gol di fegato, però regolare. Inizia. Sì, regolare. Perché però la sensazione è... Sì. Forse stanno con le braccia, va bene. Ok, vediamo il secondo episodio da Moviola. Se manca il primo, poi ci torniamo. Quello del 36esimo, il gol annullato ad Alessandro per fuorigioco. Andiamo avanti. È questo qua. Dovrebbe essere, se non erro, è il gol annullato per posizione di fuorigioco. Cioè questo... tocco di Amadio, però attenzione, io ci fermiamo quando Amadio, questo qui tocca il pallone? Maurizio, possiamo tornare un po' indietro, quando il pallone parte dal piede di Amadio? Ecco, ok, adesso andiamo avanti, quando questo giocatore passa la palla, questo qua, vai, ancora avanti, il tocco con il piede destro, ancora un po', ancora, vai, ok, qui, boh, secondo me non è fuori gioco, perché innanzitutto c'è il giocatore con la maglia numero 2, c'è un giocatore del Pineto fuori gioco, ma è influente. La posizione di partenza è regolare al momento dell'assist di Amadio. Però e poi mi pare che Alessandro non sia al di là della linea del pallone quando arriva l'assist. Ok, questa posizione... Allora, c'è un giocatore che vedete dietro, che è in fuorigioco, ma vedrete poi nello sviluppo dell'azione che non partecipa all'azione. Quindi certamente questa posizione è regolare. E poi questa è sicuramente regolare, signori. Allora, se questa è regolare, quella dopo è certamente regolare, perché Alessandro è dietro nettamente alla linea del pallone. Questo è un gol buono. Però secondo me qui era in fuorigioco Alessandro, a mio giudizio. Tu dici perché poi... Alessandro è messo proprio in gioco con il passaggio di Amadio. Io penso questa era una... Vediamo un po', torniamo un po' indietro.
Allora, intanto adesso non ricordo chi fa il taglio dentro che fa l'assist, però sul pallone di Amadio c'è anche il terzino, soprattutto il terzino, lì siamo proprio sicuri che non sia fuori gioco, perché sicuramente il terzino lo tiene in gioco, ma forse anche il giocatore che è più al centro del teleschermo, che è il 2 del Matelica, ma sicuramente c'è il terzino sinistro che tiene in gioco il giocatore del Pineto che fa il taglio, che è a quadro. E poi il momento dell'assist di a quadro, Alessandro, a mio avviso è chiaramente dietro la linea del pallone. No, quindi Luca, gol, sai cosa diceva gol, Andrea, Luca? Scusami, un gol che sul regolare. Taglio di che sul passaggio di Amadio la quindi. Posizione di Alessandro poi diventa dopo attiva, non c'entra niente, esatto. No, assolutamente no. La palla indirizzata da quadro contro la posizione di a quadro che è regolare, come esatto. Poi è regolare la posizione di Alessandro che riceve da quadro. Poi che torni gol in possesso di palla. Qui no, non conta più nulla. Quindi è un gol, almeno dalle immagini sembra assolutamente regolare. Comunque andiamo avanti. Questo era due minuti prima di quello che avete visto prima. Sono un po' cronologicamente alla rinfusa, no, conta, però conta, perché sono due gol regolari, ma il gol del Pineto viene prima e si andava sul 2-1 e quindi non era affatto detto che poi si arrivava a quel calcio d'angolo e a quel gol annullato al Matelica, esatto. Quindi Pineto danneggiato. Ok, andiamo avanti. Che cosa abbiamo? C'è l'espulsione di Massetti nel finale, anche qui fallo da dietro su D'Angelo. Che ne dici, Luca? A me sembrava più un arancione tra il giallo e il rosso, perché però il qui gesto aveva fatto il fallo da dietro, prima è intervenuto, dopo da dietro, però credo che a 5 della fine, al 7 della fine uno potrebbe fare pure a me. Forse qua l'arbitro ha interpretato il fallo un po' più, diciamo, come se fosse una reazione tra virgolette qui in questo frangente, secondo me. Sì, come se Matteo? Sì, la stessa cosa che pensa anche il direttore. Penso che l'arbitro abbia interpretato il fallo di Massetti un fallo di reazione e quindi ha esitato subito a dare il rosso. Non ha esitato a dare il rosso. Subito. Oh, qualche minuto prima c'era stato anche il gol, il secondo gol annullato al Pineto a Pepe per un presunto fallo. Adesso diamo tempo alla regia di ritrovarlo. L'episodio del gol di Alessandro, l'assistente ha alzato il fuorigioco di Alessandro, non so qua, e ha sbagliato però se l'ha alzato su Alessandro, perché il pallone arriva da quadro, poi nel momento in cui il pallone arriva da quadro, da quel momento in poi conta di nuovo la posizione di Alessandro. Qui dentro Pineto Matelica Real Barça, caro amico da casa, che cosa vuoi che ti dica? Non so che dire. È stata una bella partita. È stata una bella partita, dai. Noi, e questi sono i campionati che facciamo. Poi quando faremo la Liga ne saremo tutti. Ma penso che il telespettatore ha voluto dire che Pineto Matelica è stato come vedere Real Madrid Barcellona. Ah, okay. Penso quella è stata l'interpretazione. Okay. Perché in effetti oggi non ci si annoiate per niente e il tempo passava, quindi quando il tempo passa durante una partita vuol dire che è piacevole. Oh, l'abbiamo ritrovato il gol annullato a Pepe? Ok, diamo modo alla regia. Comunque è un pareggio che arriva dopo la qualificazione in Coppa Italia, Luca. Questo ai calci di rigore con la Torres, il Pineto ha quella continuità che forse in un certo senso gli è mancato per un periodo. Di Giacomo torna alla Vastese, mi ricordo ancora il gol di Giulianova intanto. Penso che sta facendo Rachin un ottimo lavoro, a prescindere da fortuna e sfortuna che ha avuto il mister Epifani. Però ecco, continuare i risultati, come dicevamo prima, microfoni spenti, è tutto positivo. Però ecco, fin quando davanti camminano così velocemente, tutta la continuità che vuoi, o fai un filotto proprio di vittorie, oppure la continuità tra pareggi e alternanti e vittorie non porta una buona posizione di classifica, però forse sia ininfluente per quanto riguarda la vittoria del campionato. Che 11 vittorie di file, credo, a memoria d'uomo in questa categoria difficilmente lo ricordo negli annali. Quindi L'ultimo episodio, scusami Luca, lo abbiamo trovato, lo vediamo subito, il gol annullato a Pepe per un fallo in attacco. Aveva trovato un grande stacco di testa, torniamo indietro, dobbiamo vedere nel momento in cui tocca il pallone con la testa se c'è o no la spinta sul difensore del Matelica. Voi che ne pensate?
Io in tribuna credo che c'è stato più una spinta di Pepe nei confronti dell'avversario. Quindi è giusto annullare il Io l'ho vista così, forse vedendolo in modo viola, in modo lento. È difficile così, perché poi Matteo... sembra che per prendere posizione abbia spinto il difensore, sembra così. Quindi va bene, va bene. Sono un doglio al grande... un gesto atletico, certo, come stacco. Oh, ci andiamo a vedere che cosa ha fatto Matteo oggi 1-1 Avezzano Monteggio. Quando metterete in onda le immagini, Vasco Gerardi, chiedi tra poco e stai con noi, perché vedremo Vasco Gerardi chiedi e poi ci sono anche probabilmente delle novità. Avezzano Montegiorgio 1-1 il servizio. Un Avezzano a caccia di certezze ospita la sorpresa Montegiorgio al terzo posto in solitaria dopo le vittorie rimediate contro Jesina e Vasto Girardi. Per dare seguito ai primi tre punti esterni sul campo del Porto Sant'Elpidio, Liguori conferma l'11 vittorioso nelle Marche, riproponendo Puglielli assieme a Quatrana e Cancelli a supporto di Gaeta nel 4-2-3-1 a trazione offensiva. Baldassarri, senza lo squalificato Titone, ripropone il consueto 4-3-3 con la novità Marchionni in avanti, assistito da Albanese e Nasic. Il primo squillo è di marca biancoverde. Al sesto Puglielli si libera e arma il destro, conclusione centrale, facile preda di Mercorelli. Al 17esimo replicano i marchigiani, ma la conclusione dell'ex Pineto Mariani termina lontanissima dal bersaglio. Due giri di lancetta e altra chance Avezzano. Quatrana pennella da piazzato, la palla sbuca davanti a Mercorelli che salta i suoi riflessi e spedisce in out. 60 secondi e l'Avezzano la sblocca. Azione meravigliosa sull'asse Quatrana-Cancelli, palla al centro per l'inserimento di Puglielli che gonfia la rete e fa 1-0, primo gol in campionato per il 10 di casa e Avezzano avanti. Neanche il tempo di godersi il vantaggio e il Montegiorgio pareggia alla mezz'ora. Di Gianfelice ferma un lanciatissimo Marchionni al limite dell'area, il signor Fichera di Milano assegna la punizione dal limite ma poi cambia idea decretando la massima punizione. Tra le proteste dei biancoverdi, esecuzione perfetta di Marchionni che fa 1-1, secondo centro stagionale per l'attaccante rossoblù e parità ristabilita. Al 36esimo ancora marchigiani pericolosi con Mariani che trova la pronta respinta di Fanti. In chiusura di tempo si fa rivedere l'Avezzano, ma la parabola di Quatrana non scende e la palla si spegne sul fondo. In avvio di ripresa subito pericoloso il Montegiorgio. Al sesto volè di Mariani dal limite, palla che c'entra in pieno il palo a Fanti battuto. Due minuti più tardi altra occasione per gli ospiti, ma il diagonale di Albanese trova i pugni di Fanti. Il Montegiorgio alza i giri e schiaccia i marsicani. Liguori corre ai ripari inserendo Franchi per Quatrana e i biancoverdi hanno un sussulto al 13esimo con Gaeta che si libera e va al tiro. È solo il legno a negare il vantaggio all'Avezzano. Al 14esimo torna in avanti il Montegiorgio con Mariani che libera Trillini che scarabocchia e cestina l'occasione. Liguori gioca le carte di Oppe e Sicari per Cancelli e Puglielli, mentre Baldassarri richiama Marchionni e Lattanzi per Tempestilli e Aloisi. Al 36esimo è quest'ultimo a provare ad impensierire Fanti, ma la sua conclusione termina sull'esterno della rete. Al 42esimo altro squillo di Aloisi che libera il tiro. Fanti risponde presente. Sui titoli di coda del match torna a farsi vedere l'Avezzano con Sicari che raccoglie il pallone dal limite, tiro di prima intenzione che termina lontano dallo specchio. Gli ultimi quattro di recupero sanciscono il secondo risultato utile di fila per l'Avezzano che sale a quota 12 a meno 3 dalla zona salvezza. Altro punticino per il Montegiorgio che scende al quarto posto ma continua a sognare. Allora mister, le rifaccio la domanda, un punto guadagnato o due punti persi? Allora eravamo partiti, quando siamo andati in vantaggio pensavo che, non dico sicuro ma quasi, che senza quell'episodio magari avremmo visto un'altra partita, però gli episodi fanno parte del gioco, l'abbiamo accettati, adesso a mente fredda sono contento anche del punto perché comunque abbiamo mosso la classifica, ci stiamo avvicinando alla quota diciamo che ci permette di lavorare con più tranquillità in settimana, quindi mi tengo il punto stretto contro un avversario del genere. L'episodio del rigore l'avete rivisto? L'abbiamo rivisto, il fallo è cominciato fuori all'area, l'intervento è stato veramente molto, ma penso mezzo metro abbondante prima della linea, però gli ho detto, io sono convinto che l'arbitro è come l'allenatore e come il calciatore, può sbagliare, lo fa, io posso sbagliare la formazione, il calciatore sbaglia un rigore, ci sta tutto, va benissimo, accettiamo qualsiasi decisione. Mister, faccio anche a lei la stessa domanda che ho fatto a Liguori, un punto guadagnato o due punti persi? Ma come ho detto ai tuoi colleghi, alla fine prendiamo quello che il campo ci ha dato. Io ho detto anche che probabilmente se era un incontro di pugilato avremmo vinto i punti, perché il secondo tempo
Abbiamo fatto una partita, penso, eccezionale sotto tutti i punti di vista. Ho sentito dire che l'Avezzano ha tenuto la palla 70, cioè che ha fatto una buona partita per 70 minuti. Io dico che la mia l'ha fatta per 95-96, perché nel secondo tempo abbiamo avuto tante di quelle occasioni per chiuderla, non ci siamo riusciti, però ripeto, il campo ci ha dato un punto, portiamo via quello che il destino ci ha dato. Matteo, faccio anche a te la domanda. Un punto guadagnato o due persi? Difficile. Difficile, però riguardando l'episodio e tutto, ci teniamo questo punto stretto perché è meglio non perdere e fare il risultato che ben altro. Poi, arbitro di Avezzano Montegiorgio scandaloso, ci scrivono. L'episodio da Moviola, lo andiamo a vedere, il calcio di rigore per il Montegiorgio. Sì. Voi avete protestato perché il contatto, almeno queste sono state le proteste, è perché l'intervento di Gianfelice su Marchionni è fuori area. Rivedendolo, che ne impressione ne hai? Se no, poi anche ti concedo il bonus del no comment. No comment. Allora. Ok, Luca. No comment. Ma diciamo che inizialmente sembrava fuori, però ecco, la linea fa parte dell'area di rigore, quindi credo che nel rigore ci possa stare tranquillamente. Andrea? Per cui non vale, sì, no comment, chiaramente. Siamo al limite, nel senso che di Gianfelice mi sembra essere praticamente sulla linea dell'area di rigore. Marchionni potrebbe essere anche appena appena al di fuori. Però è davvero una questione di forse di millimetri. Di qui certo, pesta con il piede destro, certo, la linea. Di certo non possiamo parlare di mezzo metro fuori l'area di rigore, come ha detto Liguori, l'allenatore dell'Avezzano. È una situazione molto, molto al limite, l'arbitro ha dato rigore, ci può anche stare, avrebbe potuto anche non fischiare rigore. È difficile dire matematicamente è rigore, non è rigore, perché lì l'intersezione tra i due corpi c'è proprio a ridosso della linea dell'area, probabilmente c'è uno spicchietto toccato da Marchionni, ma davvero siamo lì. Di certo non c'è da dire che è mezzo metro fuori, questo no. Certo, ok. Matteo, allora, questo era, come ha detto Luca Polsoni nel servizio, era il secondo risultato utile consecutivo, perché a darvi un po' di spinta c'era stata la vittoria esterna di settimana scorsa contro il Porto Sant'Elpidio, è quella che probabilmente vi ha dato un po', vi ha risollevato una situazione non semplice, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, e ci ha dato una scossa forte per affrontare la partita col Montegiorgio. Tra l'altro eravamo molto motivati oggi, volevamo vincere perché veniamo da una situazione abbastanza dura e difficile, quindi ora bisogna solo riscattarsi e fare più punti possibili. Peraltro, oltre al ritorno del presidente Gianni Paris, c'è stato l'ingresso del nuovo vicepresidente Giuseppe Ruggeri. La sensazione, l'ha detta anche Paris qualche settimana fa, è che probabilmente da dicembre in poi vedremo una Avezzano un po' trasformato? Non so, queste sono decisioni che aspettano il presidente. Noi fino a quando ci darà la possibilità metteremo tutte le forze e l'anima per onorare questa maglia. Come avete vissuto quella situazione un po' prima con Meco Monaco, poi l'addio di Meco Monaco? Sono stati giorni turbolenti. Sì, ecco. Giorni difficili, perché andavamo al campo ad allenarci e non avevamo quasi nessuno al fianco, cioè come se non ci sentivamo sostenuti in un certo senso, oltre poi al problema economico e tutto quanto il resto. Eh sì. Tra un po' ti faccio vedere una tua ex squadra, la Vastese, prima però andiamo a vederci. Ma avete parlato della capolista del Notaresco, il Pineto anche quest'anno butta i soldi. Va bene, allora andiamoci a vedere adesso la sconfitta del Giulianova sul campo della Jesina, una sconfitta dolorosa perché è la prima dei Leoncelli in questa stagione, prima vittoria dei Leoncelli in questa stagione, vediamo.
È finita così con la Jesina a raccogliere gli applausi dei propri sostenitori per il primo successo stagionale, con i giocatori del Giulianova a testa bassa a rapporto dai propri ultra amareggiati per la pessima figura offerta. Non un solo tiro in porta per i giallorossi, che hanno ancora una volta sfoderato l'ormai classica prestazione da trasferta. L'1-0 con cui i marchigiani hanno chiuso l'incontro è persino bugiardo, perché i padroni di casa hanno sfiorato a più riprese il raddoppio. E non è un caso che il migliore tra gli ospiti alla fine è risultato essere il portiere Di Piero. I Leoncelli, che in settimana hanno affidato la panchina all'esperto Sauro Trillini, hanno iniziato subito a testa bassa e anche con un certo ordine, nonostante le pessime condizioni del manto verde del Carotti. Cruz, Pereira e Villanova sono in giornata di grazia, già al sesto potrebbero far male, ma l'azione viene fermata per un offside di Cruz, che per la verità appare più che dubbio. Il vantaggio la Jesina lo trova al 13° con un bel pallonetto di Villanova dopo l'ennesima infilata della retro guardia giuliese. Poco filtro a centrocampo e grosse difficoltà sugli esterni per la truppa di Federico Del Grosso. Nel Giulianova si fa male Di Paolo a metà tempo, dentro Vitelli, ma è la Jesina a sfiorare il raddoppio piuttosto che il Giulianova il pareggio. È super Di Piero nella deviazione sulla rasoiata di Picozzi dopo una palla allontanata male dalla retroguardia. A fine primo tempo Del Grosso prende la via degli spogliatoi piuttosto contrariato, ma nonostante la strigliata la truppa giuliese torna in campo a scarto ridotto. Verrus schiacciaccato tra i locali resta in sala massaggi, dentro Maggioli che a turno chiude bene su Fioretti e su Vitelli. La Jesina a tratti dall'impressione di arretrare il raggio d'azione per poter colpire di rimessa, e in più di una circostanza Cruz e Villanova mandano in affanno la retroguardia ospite. Enrico con una bordata da fuori fa correre un brivido a Di Piero. Notte fonda per il Giulianova al minuto 24, quando Gueye con un'entrataccia rimedia il rosso, e poco dopo è la parte superiore della traversa a negare il gol ai locali sullo splendido tiro di Barchiesi. L'incontro si chiude con i marchigiani in avanti, legittimando il vantaggio, 3 punti che consentono di abbandonare l'ultimo posto in classifica e di guardare al futuro con una maggiore speranza verso quel traguardo che si chiama salvezza, ad oggi ancora irraggiungibile. Per il Giulianova, martedì alla ripresa degli allenamenti, si profila una faccia a faccia tra il tecnico Del Grosso e i suoi giocatori. Una gran risposta, perché comunque dovevano dare una risposta, perché o ci siamo o non ci siamo, quindi era, non l'ho detto a loro, però non dico l'ultima spiaggia, però un risultato brutto oggi chiaramente minava ancora l'entusiasmo, che non si deve mai perdere, però è chiaro, nel calcio si vive di risultati, i risultati ti portano a credere, e oggi ho chiesto che non doveva scottare la palla, in certi momenti ha scottato, però abbiamo fatto anche delle buone giocate. Dopo, chiaro, se non, come dicevo prima, ci sono state occasioni anche per chiudere, specialmente dopo quando loro sono rimasti in 10. Non ci sono alibi per la prestazione di oggi. Quello che mi dispiace, quello che mi fa rabbia è che in casa abbiamo un volto e fuori casa puntualmente ne abbiamo un altro. Questo mi fa arrabbiare, perché comunque lavoriamo molto in settimana per preparare le gare. Sicuramente questa partita non l'abbiamo preparata così. C'è poco da dire, c'è molto da lavorare, testa bassa. In questi casi, per la mia esperienza, non occorre dire nulla, anche perché i giocatori sono anche loro mortificati, a caldo si rischia poi di dire o di fare cose che poi non sono giuste farle e dirle. Quindi riguarderò la partita, riesaminerò gli errori fatti e martedì farò un faccia a faccia con la squadra. Oh, martedì faccia a faccia tra l'allenatore e la squadra, immaginiamo anche la dirigenza. Intanto un saluto al bomber di Giacomo dalla Sardegna, dai suoi amici e tifosi di Sassari. Latte dolce o sono tifosi della Torres? Non lo sai. Mi raccomando, Matteo, non smettere mai di inseguire i suoi sogni, sei fortissimo. Un abbraccio, il maresciallo, che si chiama invece nome di battesimo? Stefano. Stefano, lo salutiamo. Grazie, un abbraccio. Un abbraccio forte. Poi te li faccio salutare assolutamente di persona. Tornando al Giulianova, Luca, ma che succede? Io l'ho vista una volta sola quest'anno, quindi, anzi, contro la Pastese, che fece una bella partita. E non.
Non lo so, forse anche l'ambiente un po' particolare, non so, la seguo poco perché appunto abitandoci non vorrei che se dovessi dire qualcosa mentre prendo un caffè o una passeggiata con qualcuno vengono interpretate male le parole che uno dice e vengono riferite in modo distorto alla società e anche ai tifosi stessi. Quindi, però dispiace perché potrebbe fare sicuramente meglio, perché qualche elemento discreto ce l'abbia, non credo che sia inferiore a molte altre squadre del girone. Dal grosso c'ha sicuramente il fatto gli che imputano molta inesperienza, è un allenatore tra virgolette giovane perché è il primo anno che è, purtroppo dopo c'è il difetto, sei giugliese e vivi troppo la pressione, la voglia, come se tu giocassi nello stesso tempo sei anche un tifoso, è per lui una grande responsabilità, soprattutto per essere tra virgolette, scusando l'espressione, un verginello come allenatore. Quindi già uno con una spalle un po' più forti e già è più facile, essendo anche del posto, gestire come a suo tempo facevano i vari Giorgini, avevano le spalle forti per l'esperienza, e lui forse lo vive un po' troppo, perché in effetti anche come calciatore si vedeva quella tembra e quel modo di fare che metteva in tutte le gare. Certo. E forse perde un po' la razionalità nelle valutazioni, ho letto un po' di messaggi che criticano come se lui sbagliasse a volte i cambi e mette la formazione in casa, ma io penso che l'allenatore mette sempre quello che lui presume che siano i migliori undicesimi, certo. Dopo i risultati sono così e dispiace. Andrea, intanto qui vediamo l'intrataccia di Gueye che prende il cartellino rosso, meritato, ma al di là di questo episodio la sensazione anche che abbiamo sentito nel racconto del servizio è che ci sia stato veramente poca partita e alla vigilia tutto ci immaginavamo tranne questo. Sì, però per la Jesina era una partita praticamente quasi da ultima spiaggia, perché la classifica era davvero pessima, ma lo ha riconosciuto anche Trillini. E certo Giulianova non ha giocato la partita con lo spirito di chi deve salvarsi e sa che questa è una partita importante, anche perché Giulianova doveva recuperare quei punti lasciati domenica scorsa con la San Giustese, dove la squadra ha spinto molto ma non ha raccolto. È un campionato, ecco, dopo la sconfitta, questa sconfitta ho meno dubbi, è un campionato deludente per il Giulianova. Io non so, magari con il mercato ci sarà un aggiustamento, però se dall'Avezzano mi aspettavo qualche difficoltà per tutto quello che è accaduto a inizio stagione, da Chieti e Giulianova non mi aspettavo che a questo punto del campionato si trovassero così, me le aspettavo più a centroclassifica, non dico in una posizione florida, ma sicuramente a centroclassifica, ma che fossero in zona playout, e peraltro con Giulianova e Chieti che hanno un'inerzia complessivamente negativa del campionato, mentre l'Avezzano è lì ma sta risalendo, sta dando dei segnali più confortanti. È davvero preoccupante, e in questo contesto chiaramente Federico Del Grosso è un allenatore inesperto che ha iniziato la stagione da giocatore e si è ritrovato a una settimana dal campionato a diventare l'allenatore. Non è facile, bisogna stare vicini a Del Grosso e bisogna probabilmente rinforzare la squadra in alcuni settori, perché poi dopo questa campagna di rafforzamento si va dritti fino alla fine e non ci sarà più molto tempo. È stato molto reclamizzato l'innesto di Castiglia, ma è inutile parlare del pedigree di un giocatore se poi questo giocatore è a disposizione per tre partite ma non può mai giocare perché non è in condizione. Allora è inutile prendere il giocatore dall'ottimo pedigree, bisogna prendere un giocatore, se proprio bisogna rinforzarsi, che sia in grado di giocare perlomeno subito, che possa dare un contributo subito, altrimenti le partite passano, sì, hai Castiglia, ma Castiglia non può giocare, e allora è inutile dire che c'è Castiglia, che è arrivato Castiglia. Certo. Chiarissimo, chiarissimo il tuo concetto, sei d'accordo Matteo con questa disamina? Sì, soprattutto sui giocatori che magari arrivano e devono mettersi un po' in apposta. Sì, sono d'accordo, però penso sapeva già di questa situazione il presidente, non so, poi sono scelte loro. Mi sono dimenticato prima di chiederti, Chieti che tristezza, tra poco parliamo del Chieti, sarà il prossimo servizio, il campo di Avezzano quanta fatica fate per giocarci?
Questa settimana sono stati avviati dei lavori sul campo, però per tutta la settimana ha piovuto e quindi il campo ne ha risentito. E oggi abbiamo giocato un po' in condizioni a volte... Soprattutto nella parte dove ci sono le sostituzioni, per intenderci. Sì, sì, sulle fasce un po' scivolose, sì. Assolutamente. Di Giacomo, basta, ti rimpiangiamo, ma... Statti dove stai, perché tanto Amelia non ti fa giocare, hai i suoi grandi pupilli da schierare, dai, si scherza, Vasto Girardi Chieti, 2-0, vediamo il servizio. Tante le motivazioni di vittoria per il Vasto Girardi dopo la sconfitta esterna con il Monte Giorgio, dove si è contestato e non poco nei riguardi dell'arbitraggio. Alla Civitelle arriva il Chieti, guai al di sotto della mediana per mister Farina, che deve fare a meno di Ruggeri per squalifica e Corbo per infortunio. A capo della terna arbitrale il signor Tagliente della sezione di Brindisi, subito i locali vicini al vantaggio, conclusione al veleno di Petrone sulla respinta di Camerlengo. Keremateng non dà forza alla ribattuta, Bratelli arriva prima di Varsi e salva il tutto. Ancora al nono, l'azione parte sempre da Petrone, questa volta dopo la parata di Camerlengo, ci pensa Gentile a divorare il vantaggio. Al quarto d'ora si fa vedere anche il Chieti, respinta corta della retroguardia gialloblu, calcia Milizia che chiama Caparro al primo intervento di giornata. 22esimo, calcio di punizione dalla corsia di destra per il gialloblu di Lullo, Pennella al centro, Michailoschi di potenza, strepitoso ancora una volta il portiere abruzzese. Intorno alla mezz'ora prosegue il festival delle occasioni sciupate per gli altomolisani, Gentile confeziona un pallone preciso per Keremateng che a pochi passi manda clamorosamente alto. La svolta al 32esimo, Camerlengo uno dei migliori in campo dei suoi, entra su Varsi in maniera scomposta, detta del direttore di gara che assegna il calcio di rigore. Keremateng vince il duello col portiere avversario degli 11 metri e porta avanti il Vasto Girardi 1-0, il risultato con il quale si chiude il primo tempo. Con la regia di Antonio Di Perna ci occupiamo della sfida a terra. Keremateng, dopo un contatto in area, lascia giocare il signor Tagliente. Superata la mezz'ora, timido affondo abruzzese con il nuovo entrato Bruschi, Caparro si fa trovare pronto, vuole allungare però il Vasto Girardi, Varsi fa le prove per il raddoppio, entra in area, conclusione debole, neutralizzata da Camerlengo. Dopo due giri di lancette, similare situazione sui piedi di Fazio, nelle insolite vesti del centroavanti, calcia addosso al portiere, stesso portiere abruzzese che al 90esimo pecca in un rinvio, da Guanno ringrazia e scrive la parola fine sul confronto, vince 2-0 il Vasto Girardi che agguanta niente proprio di meno che il quinto posto, 19 punti insieme al Matelica, e se la quota salvezza è 40, gli altomolisani sono già a metà dell'opera. Oh, notte fonda in casa Chieti. Grandoni rischierà l'esonero secondo voi? Lo chiediamo, lo ringraziamo per il collegamento telefonico, il direttore generale del Chieti, Andrea Masciangelo, a cui do la buona serata. Buonasera direttore. Buonasera a tutti. Allora, risponderei alla domanda? Sì, è stato appena comunicato l'esonero, siamo in riunione, sono uscito un attimo, quindi abbiamo appena deciso insomma di esonerarlo e niente, a malincuore, ma va data una sterzata per questa situazione. C'è già il nome del probabile sostituto? Si parlava di Pino Di Meo, si parlava di Gigi Ervese. Guarda, ci sono un paio di nomi, siamo adesso in riunione, diciamo nella giornata massimo di domani decideremo su chi sarà il sostituto. Uno dei due nomi è uno di quelli che ho nominato? Vabbè, ma tu sei sempre bravo, sai sempre le cose prima di tutti, quindi sicuramente un nome c'è. Comunque ci siamo mossi, quindi dobbiamo decidere, soprattutto non dobbiamo sbagliare, perché Chieti non merita sicuramente una classifica del genere per tutte le persone che hanno dato fiducia a questa nuova società, e quindi adesso c'è solo il momento di risolvere il problema, lavorare e uscire al più presto da questa situazione. Peraltro mi sono dimenticato altri due nomi, Pesoli e anche Daniele Amaolo, ecco, sono questi quattro, in questi diciamo quattro ci sono i due nomi. Hai fatto uno sì e uno no, dai.
Uno sì e uno no. Ok, Dettore, ti faccio, innanzitutto ti ringrazio per la notizia, ovviamente non è un momento semplice. Che sensazione avete avuto oggi dalla partita? Abbiamo visto anche il 2-0, diciamo, una squadra che sembra quasi non crederci ad un certo punto, sembra quasi non crederci più a quello che fa. No, è una squadra che comunque io la vedo durante la settimana lavora tanto, sicuramente adesso sta soffrendo un po' la pressione, diciamo che non ci gira neanche tanto bene, perché poi abbiamo sempre episodi a sfavore, anche il rigore di oggi, ma non ho avuto tempo di vederlo, però mi è sembrato molto dubbio. Questo non sono scusanti, noi siamo il Chieti, siamo una società seria, nuova, stiamo pagando forse qualche errore sicuramente di cui ci assumiamo le responsabilità, ma adesso dobbiamo subito risolvere la situazione e uscirne. La squadra poi a dicembre verrà sicuramente rimodellata con la scelta del nuovo allenatore. Adesso dobbiamo solo essere compatti sia noi che società, perché dobbiamo uscire, perché Chieti, ripeto, non meritano questo, perché ci hanno dato fiducia e sostegno fino ad oggi. Direttore, ti faccio salutare, se lo vuoi salutare, Matteo Di Giacomo, che è qui con noi, che ha condiviso con te l'esperienza l'anno scorso a Vasto. Salve, direttore. Grande Matteo. Ciao Matteo, ciao. Sì, una grande esperienza, ma Matteo è stato veramente una grande scoperta, oltre che come giocatore, anche come uomo, quindi sa a cosa mi riferisco. Grazie direttore Chieti. Andrea Masciangelo, ovviamente in bocca al lupo alla vostra società, al Chieti, che come avete sentito esonero ufficiale appena comunicato ad Alessandro Grandoni, che dunque non è più l'allenatore del Chieti. Vorrei rivedere l'ennesimo rigore inesistente subito dal Chieti, se ci riusciamo a vederlo. C'è, Andrea Costantini mi fa segno che c'è la clip, ok, lo rivediamo, il calcio di rigore è subito proprio dal Chieti, questo qua, fallo di Camerlengo su un giocatore del Vasto Girardi. Luca, che ne dici? Ma secondo me lui stava guardando il pallone, non è che stava sull'avversario, quindi secondo me sono quelle situazioni che a volte uno si arrabbia anche perché gli assistenti non è che appoggiano l'arbitro più di tanto. Dicevi forse che l'assistente poteva vedere meglio. Sì, perché l'assistente lì ce l'ha nella parte di destra in pratica. Sì, sì. E quindi potrebbe tranquillamente dire stai prendendo un abbaglio, perché l'arbitro dai filmati si vede che sta molto lontano. Sì. Quello è visto che devi giocare, perché Camerlengo tranquillamente guarda la palla, sì, e sta prendendo il pallone. Anzi, è più facile il fallo. Fallo sul portiere. Io avrei dato fallo a favore del Chieti. Andrea, non sei d'accordo? Per me, perdonami Luca, ma per me è rigore. Perché peraltro lui esce fuori dalla sua area, dall'area piccola, va in un territorio un po' complesso e il giocatore del Vasto Girardi in anticipo. E lui prima spinge il giocatore del Vasto Girardi, poi tocca in maniera maldestra il pallone. È un'uscita negligente nella quale tocca ben prima il giocatore del Vasto Girardi. Purtroppo ha fatto degli ottimi interventi Camerlengo, però questo secondo me è un errore, ed è un errore evidente anche quello del 2-0. Matteo, che ne pensi di questo scontro che poi porta al calcio di rigore? Sul primo episodio, sì, è vero che lui è uscito tanto, però secondo me è uscito con i tempi giusti e non, cioè guardando solo la palla, poi avrà toccato magari prima l'avversario, ma secondo me non c'è un 50-50, secondo me, non proprio. Perché giustamente, cioè, a me a sinistra. E non vuole litigare con Andrea. Ah, tu dici che per prossimità geografica, dici Andrea in redazione chi se ne giustamente. L'altro, mio carissimo. Se è così è una grande trovata. A Matteo, è il ciuffo di tuo babbo. Anche il tuo papà c'ha il ciuffo. No, è pelato, quindi. Eh? È pelato. Ah, okay, pardon. Pensavo che fosse un messaggio serio, invece era chiaramente ironico. Comunque lo salutiamo tuo papà. Vediamo la tua ex squadra, la Vastese, che oggi era impegnata contro il Porto Sant'Elpidio. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti.
La Vastese non riesce a sfruttare al meglio il doppio turno casalingo e dopo aver superato il Tolentino è costretta ad accontentarsi del pareggio con il Porto Sant'Elpidio al termine di una gara comunque ricca di emozioni. E domenica prossima ci sarà un'altra marchigiana sulla strada dei biancorossi, la Recanatese di Federico Giampaolo. I padroni di casa senza Pollace e Palumbo ritrovano Vittorio Esposito dall'inizio, Mattia Altobelli tesserato in settimana va in panchina. La squadra di Amelia si schiera con il 4-4-2, ospiti che rispondono con lo stesso schieramento. Parte forte la squadra di Mengo che al quinto trova il gol con Maio che dai 25 metri su punizione contestata dei padroni di casa con la complicità della barriera supera Lorenzo Bardini con la palla che si infila alle sue spalle all'angolo a mezza altezza con il vantaggio marchigiano. Si fa subito così in salita la gara per la Vastese costretta già ad inseguire. Dopo qualche minuto di assestamento al 18esimo arriva la prima conclusione in porta dei locali con Marianelli che impegna centralmente il portiere marchigiano Giacchetta che poi è bravissimo al 24esimo a respingere la conclusione ravvicinata di Perocchi che arriva ad un passo dal gol del pareggio. Il Porto Sant'Elpidio si dimostra però avversario a dir poco ostico e al 30esimo Montserrat di testa fallisce il raddoppio. La gara vive di continui strappi dall'una e dall'altra parte come accade poi al 33esimo quando Vittorio Esposito su punizione quasi dal limite mette la sfera di un soffio al lato. Al 35esimo ancora ospiti pericolosi con un colpo di testa al lato di Cucù. Sul capovolgimento di fronte Francesco Esposito cade in area marchigiana e chiede il rigore con Luongo di Napoli che lascia però proseguire fra le proteste locali. L'ultimo sussulto del primo tempo arriva al 45esimo con un tiro al lato di Perocchi. Nella ripresa al primo bambola della difesa aragonese palo clamoroso colpito da Mazzieri per gli ospiti che al secondo si rendono poi pericolosi con Cucù che chiama Bardini al miracolo. Al quarto i locali chiedono ancora un penalty dopo una caduta in area marchigiana di Francesco Esposito ma il direttore di gara Campano lascia proseguire. All'11esimo però dopo un contrasto fra Montserrat e Vittorio Esposito Luongo di Napoli indica questa volta il dischetto con Dos Santos che però dagli 11 metri manda il pallone sopra la traversa. Al 17esimo triplo cambio nella Vastese con l'ingresso in campo di Stivaletta, Cavuoti, Alonzi per Dos Santos, Logello e Perocchi. Rispetto al primo tempo preme con insistenza la squadra di Amelia anche se al 23esimo Cucù mette la palla di un soffio sopra la traversa. Al 24esimo sembra fatta per gli abruzzesi con Cavuoti che fa tutto bene mandando poi il pallone a stamparsi sul palo. Al 26esimo minuto ancora Vastese protagonista con Francesco Esposito che in area alza troppo la mira. Diventa un assedio la gara con la squadra di casa che sbaglia ancora al 29esimo e sempre con Francesco Esposito che mette alto da buona posizione. Solo Vastese nella ripresa con il pareggio strameritato di Stivaletta al 32esimo con l'Aragona che si rianima per un finale di partita che vede ancora gli assalti dei locali però infruttuosi con l'1-1 finale che sta stretto alla squadra del presidente Bolami. Mengo, un buon primo tempo del Porto Sant'Elpidio, avete trovato subito il vantaggio, avete anche sfiorato il raddoppio in più di una circostanza, nella ripresa grande sofferenza. Allora, partiamo dal presupposto che secondo me venire a Vasto e non soffrire significa non capire di calcio, sapevamo che dovevamo soffrire, secondo me noi non è che abbiamo fatto un primo tempo, anche penso fino al rigore, comunque tutto sommato anche nel secondo tempo abbiamo rischiato più riprese di fare il 2-0, il primo tempo tantissime volte, è stato un rammarico perché stiamo raccontando un po' da diverse giornate queste prestazioni. Creiamo tanto, non riusciamo a chiudere la partita, poi giustamente soffriamo perché c'è anche l'avversario, poi quando una squadra forte come la Vastese dove c'è giocatori importanti è normale soffrire fino alla fine, lo sapevamo, un peccato ripeto perché secondo me fino al rigore loro se stavamo 2-0 penso non avevamo rubato niente, anzi diverse volte Riccardo Cucù e Maio il primo tempo sono andati a tu per tu, il secondo tempo lo stesso, dopo un minuto il palo dei Fringoni, la mischia sulla riga e fino a quel momento eravamo riusciti a tenere abbastanza bene la Vastese, poi normale che la Vastese è una squadra forte, organizzata, che è ben allenata e è normale che dovevamo soffrire. Rigore ci sta purtroppo quando vai sul dischetto si può anche sbagliare, peccato perché era un momento delicato della partita, ma comunque l'abbiamo recuperata e abbiamo fatto in modo di mettere le condizioni in campo per vincerla. Purtroppo abbiamo avuto più di qualche occasione per fare il 2-1 e non ci siamo arrivati. Questa è la dura realtà dei fatti e bisogna continuare su questa strada perché questa settimana
Abbiamo fatto un ottimo lavoro nonostante le condizioni climatiche iniziano a farsi sentire. Si è vista probabilmente forse anche la migliore Vastese, una delle partite migliori giocate dalla squadra in questa stagione. Sì, a fine primo tempo io ho detto ai ragazzi che stavamo facendo, avendo delle difficoltà nel non giocare. Noi siamo una squadra che gioca e dovevamo solamente metterci nelle condizioni di muover palla e smarcarsi. L'abbiamo fatto molto bene nel secondo tempo e abbiamo trovato tante di quelle situazioni. Credo che Francesco Esposito abbia avuto tre o quattro situazioni per poter far gol, andava sempre alta, il rigore, poi il gol di Stivaletta, ma altre situazioni, un paio di Cavuoti che ha fatto dei numeri straordinari anche oggi su un campo per lui magari meno facile per le sue qualità, e purtroppo il risultato è questo. Hanno tenuto bene, sono stati anche bravi loro a tenere la partita. Il rammarico c'è perché la prestazione l'abbiamo fatta. Pareggio dunque per la Vastese. Innanzitutto, che ne pensi? Perché non parlate mai dell'eccellenza magari del grande Lanciano? Rispondo all'amico da casa, perché ci sono dei diritti che noi non abbiamo, e quindi ci sarebbe un lasso di tempo da attendere prima di farvi vedere le immagini. Noi aspettiamo sempre le grandi o piccole che vengono dall'eccellenza, le aspettiamo sempre nel campionato di Serie D. Parentesi aperta e chiusa. Che impressione hai della tua ex Vastese, Matteo? È un'impressione buona, nel senso che ha giocatori forti di qualità lì davanti, come Esposito, Palumbo, Dos Santos, giocatori che possono fare differenza in una categoria come questa. Poi mi è sembrata di vedere comunque una squadra, alla fine la sua organizzazione ce l'ha, e non capisco perché non arrivano i risultati, però è una buona squadra. Sì. Innanzitutto, rammarico Vastese, ma stiamo crescendo, ci scrivono. Tra poco vedremo anche gli episodi della Moviola, però Luca, te ci dicevi che chi farà strada secondo te è Eddy Mengo, allenatore del Porto Sant'Elpidio. Perché? Lo conosco prima di tutto come persona, oltre sotto aspetto che è veramente molto preparato, e colgo l'occasione di salutarlo. Ho visto due o tre volte il Porto Sant'Elpidio e devo essere sincero, legge la partita in una maniera indescrivibile, fa i cambi, sposta i giocatori come se fosse una PlayStation, nel senso buono della parola. Sì. E noto che spesso tutti questi cambi e movimenti che fa in mezzo a campo sono utili alla squadra. Quindi credo che un allenatore che in prospettiva possa essere molto importante. Ci sono tre episodi da Moviola. Allora, ecco, lì volevo arrivare. Ci sono tantissimi messaggi da Vasto per Matteo Di Giacomo. Tanti saluti da Vasto a Di Giacomo, con tantissimi rimpianti che non sia rimasto. Rimpianti che aumentano vedendo la difesa di quest'anno della Vastese. 1, 10, 100, 1000 volte vari Di Giacomo, Iarocci, Palestini, 3,99 Tosti. L'anno scorso, insomma, si era creato un bel gruppo, vero? Un bel gruppo, un bel ambiente. Anche con i coetanei, anche certo, con i più grandi, con quelli, sì, con quelli della tua età. Cosa ti è rimasto dell'esperienza dell'anno scorso? Sicuramente mi sono catapultato in un'esperienza totalmente diversa da quella del settore giovanile, dove ti immedesimi subito tra persone adulte che ci devono portare avanti magari delle famiglie, o magari è un ambiente totalmente diverso dove cresci sia sul punto di vista umano che calcistico. Di Giacomo, bravissimo ragazzo e calciatore con il quale ho avuto modo di parlare in più di un'occasione, mi è dispiaciuto per la non riconferma a Vasto. Filippo, episodi da Moviola. Allora, partiamo dal calcio di punizione da cui scaturisce l'1-0, che è stato un po' contestato, Andrea, dalla Vastese. Lo vediamo, ecco qua, questo contatto, siamo molto distanti dall'area di rigore, secondo te c'è il fallo? Adesso non ritrovo su chi è, ma conto di darvelo tra poco. Fallo su Cucù. C'è il fallo secondo te? Ha spostato prima la palla. Diceva, ha spostato prima la palla. Ha spostato prima la palla, potrebbe starci secondo me la punizione. Andrea? Ma sicuramente il difensore della Vastese non tocca la palla, poi magari Cucù ci mette un po' di mestiere, un po' di malizia nell'accentuare il contatto. Da lì scaturisce la punizione dell'1-0
della Vastesi. Vastesi ha protestato per due presunti calci di rigore. Vediamoli. Sono, se non erro, su Esposito. Allora, questo è il primo. C'è questo contatto tra Esposito e il numero 3 Nicolosi. Servizio di Dos Santos in area di rigore. Boh. Non è che si veda granché, eh. Cioè, chiaramente la telecamera o segue la palla o segue gli uomini, chiaramente nel dubbio segue la palla. Però stava lì, quindi presumo abbia visto bene. Mm. Matteo? Difficile. Non si vede bene, però può essere pure che la spinta arrivi prima. Sì, però non si capisce bene. Andrea? È ingiudicabile. Sì, perché magari arriva qualche frame prima, prima che l'inquadratura si vada su Esposito ed è... Ma ci vuole il VAR. Ci vuole il VAR. No, non sarebbe consultabile in quel caso il VAR. Comunque, vediamo il secondo episodio. Questo qua, sempre Esposito. Stavolta con Montserrat. Il lob... Ma non mi sembra che ci sia il contatto. Sì, sbatte il ginocchio destro sulla schiena, però non mi sembra che ci sia un contatto. Forse l'unica cosa è che c'è Manoni dietro, una specie di sandwich. Forse su quella cosa lì si può discutere, però non lo so. Luca, Matteo, Andrea, che ne pensi? Credo che lui ha fatto una bella giocata, solo nel girarsi purtroppo, ma gli altri stavano a guardare il pallone, nessuno ha fatto un movimento affinché ci fosse un contatto duro nei confronti di Esposito. Certo. Andrea? Non mi pare ci sia nulla. Ok, Matteo, penso che ci possiamo... Anche perché il primo difensore è come se, per non intralciare spazio, si mette di profilo e non sì, per dargli spazio. Sì. Assolutamente. Sì, stanno arrivando tantissimi... messaggi, poi chiaramente fateli scorrere, non riusciremo a commentarli. Che notizia avete da Giulianova? Ancora nessuna, nel senso che, come hai sentito amico da casa, ci sarà un confronto tra Del Grosso, la dirigenza e la squadra martedì alla ripresa degli allenamenti, quindi la situazione allo stato attuale sembra un po' diversa rispetto a quella di Chieti, dove c'è già una decisione consolidata, ovvero l'esonero di Grandoni, che ci ha appena ufficializzato il direttore generale Nero Verde Masciangelo, e quindi c'è la corsa al sostituto. Io ho fatto quattro nomi, ma probabilmente da quella rosa usciranno. Di Giacomo per l'Avezzano, fatemelo leggere. Di Giacomo è una grande mezzala, è sprecato a giocare al terzino sinistro. Chiedete al mister Papagni della Vastese, invece lo chiediamo al diretto interessato, ma meglio mezzala o terzino sinistro? Che te sei stato quasi sempre impiegato anche l'anno scorso da terzino sinistro, però in realtà... Il ruolo naturale è quello di mezzala, sì, dove secondo me riesco a esprimermi ancora meglio di terzino. Poi è naturale che se il mister chiede... di giocare l'impegno, certo, anche un po' si rispetta, però come prestazione personale mi sento mezzala. Oh, Andrea, lo stesso destino, quello di Matteo, di Cristian Ventola, cioè giocatore che fa da tempo il terzino, ma in realtà nasce mezzala. Sì, ma infatti ricordo anche lo scorso anno c'era questo, non so se chiamarlo equivoco o probabilmente per l'allestimento della rosa viene più comodo agli allenatori impiegarlo come terzino piuttosto che da mezzala, perché magari non hanno delle risorse da terzino. Però insomma, queste sono scelte che vengono fatte dagli allenatori. Peraltro non so se l'Avezzano ha un modulo che può consentirne l'impiego da mezzala, perché sentivo parlare Liguori, stanno insistendo molto sul 4-2-3-1 con Puglielli oggi in gol dietro la punta Gaeta, quindi probabilmente non ci sarebbe neanche un assetto tattico che potrebbe consentirne l'impiego. Chiedo conferma, non so se mi sbaglio. Quindi giocate 4-2-3-1 e quindi la mezzala, quindi in questo momento l'impiego è da quarto di sinistra. Certo. Esatto, sì. Quasi obbligato. Va bene, noi siamo in chiusura, hanno già cominciato dalla regia, che saluto. Non c'è ancora il inquadratore della regia?
Eccoli qua, salutate ragazzi, dai. Il trio Melody. Il trio Melody. Li salutiamo, mi cominciano, perché mi minacciano, e allora è giusto anche che tutti vedano chi sono i soggetti che lanciano delle minacce. Vediamo il prossimo turno, sia in Serie C che in Serie D, ricordandovi che settimana prossima al San Nicola alle 17.30 c'è Bari Teramo, poi tutte le altre, giornata che si aprirà con Ternana Viterbese, e in Serie D invece vediamo la giornata di campionato, questa la leggiamo tutta. Sì. Quindi le altre domeniche, le prime 2-3 giocano il sabato, il 23. Le prime, eccole qua. No, le Lega Pro. No. Allora, ritorniamo alla Lega Pro, ti spiego perché capisco che ci si può confondere. La prima è il 23. Okay. Le altre invece sono alle 15 del giorno dopo. Okay. Però siccome il software non perché altrimenti dovrebbe mettere 24-11 ore 15, okay. 24-11 ore 15, 24. Allora dai, la giornata standard è il 24-11 alle ore 15 e la lineetta è la data e orario base. Okay. Tutti i cambiamenti di orario li segnala il software e quelli che non sono cambiamenti di orario rispetto allo standard non li segnala. Quindi si apre con Ternana Viterbese, il giorno dopo alle 15 Bisceglie Paganese, Catania Casertana, Cavese Monopoli, Picerno Sicola Leonzio e Virtus Francavilla Potenza alle 15, alle 17.30 Avellino Rieti, incrociamo le dita, Bari Teramo, Regina Rende, Vibonese Catanzaro. Vediamo la Serie D. Chieti Campobasso e Monte Giorgio Notaresco anticipano il 23 alle 14.30 e quindi certamente ci sarà il nuovo allenatore sulla panchina nero-verde per affrontare il Campobasso. Monte Giorgio Notaresco che sarà sfida al vertice, la prima contro la terza, Atletico Porto Sant'Empiglio Pineto, Fiuggi San Giustese, Cattolica Jesi. Jacopo, precisiamo una cosa, anzi due cose, pardon. Chieti Campobasso si gioca a Ortona, ore 14.30. Giustamente. E poi Porto Sant'Elpidio Pineto, c'è un grosso punto di domanda perché il Porto Sant'Elpidio ha il problema del campo. Da quello che ci ha fatto sapere la nostra Roberta Di Santa, il Pineto ha già declinato una proposta di giocare lunedì in posticipo a Civitanova. Vedremo quali saranno le altre proposte che arriveranno dal Porto Sant'Elpidio, però potrebbe esserci un posticipo, un anticipo, c'è la variabile campo, insomma su questa partita c'è un grosso asterisco. Ok, chiarissimo Andrea, come di consueto, quindi punto interrogativo su Porto Sant'Elpidio Pineto, sia il campo sia quando, sia dove sia quando, esatto. Le prime due sono certe. Chiedi Campobasso ad Ortona sabato pomeriggio 14.30, Monte Giorgio Notaresco sabato pomeriggio 14.30, poi Fiuggi San Giustese, Cattolica Jesina, Giulianova Vasto Gerardi, Materica Tolentino, data d'Agnone. Matteo, che partita vi aspettate d'Agnone? Abbastanza dura perché l'Agnonese viene da buoni risultati, quindi è una partita come tutte le altre, come giusto che sia, dobbiamo riscattarci dalla posizione che avevamo fino a poco fa. Anche perché l'Agnonese gioca bene, Luca, vero? Gioca bene, a me è piaciuta molto a Notaresco due settimane fa e credo che il secondo tempo abbia messo in difficoltà proprio lo stesso Notaresco, che poi vinta al 92esimo con un grandissimo gol fatto da Gaetani. Certo. Però è una squadra per quadrata e messa bene in campo che può dare filo da torcere. Poi Ravezzano ultimamente pare che abbia trovato un certo equilibrio. Il problema lì è il campo piccolo che ti mette un po' in difficoltà, sì, quindi ci vuole la reattività nelle situazioni, però mai dire mai. Assolutamente. Chiudiamo con Recanatese Vastese, mi sembra che sia l'ultima giornata, l'ultima partita del calendario in ordine alfabetico. Eccola qua, sarà la 13ª giornata di campionato. Stasera siamo andati lunghi, lunghissimi, stralunghi, ma c'era tanto di cui parlare. Io ringrazio Luca Di Pasquale, ciao Luca, grazie per essere stato con noi. Grazie, in bocca al lupo a Matteo Di Giacomo, ciao Matteo, grazie. In bocca al lupo per il campionato. Ti auguriamo tanta fortuna a te e ovviamente alla tua squadra, così come a tutte le altre squadre abruzzesi di Serie D. Grazie ad Andrea Costantini, ciao Andrea. Oh. Benji e Fede si ispiravano a Porto Sant'Elpidio Pineto. Dimmi, oddio, dove e quando la canzone. Ah, oddio, ho detto oddio, dove vuole arrivare adesso?
Domani sera, Andrea, vuoi dare l'appuntamento? Perché c'è un appuntamento da non perdere per i tifosi del Pescara, eh? Sì, ovviamente appuntamento con Replay, nonostante la sosta in campionato saremo regolarmente in onda con la trasmissione curata e condotta da Enrico Rocchi, non mancate, ore 21. Ospite? Non si sa, domani lo scopriremo. Domani lo scopriremo, va bene, va bene. Grazie Andrea, grazie a Maurizio da qui in regia, grazie a tutta la squadra di TV6, eccola qua, adesso c'è una defezione in corso d'opera, va bene, grazie a tutta la squadra di TV6, grazie a voi che ci avete seguito, ci vediamo domenica prossima alle 19.30 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona domenica.